fare i conti con l'ambiente, investe la sua energia, acqua e rifiuti, ideato dalla Belab, al quale ormai da anni il nostro Eurosportello collabora nella parte organizzativa e con l'organizzazione di momenti seminariali attinenti ai temi della manifestazione. Quindi il mio vuole essere un semplice saluto di apertura di questo workshop che abbiamo il piacere di ospitare e che prende spunto dall'emanazione di una recente nuova direttiva comunitaria sulla gestione dei rifiuti da apparati elettrici ed elettronici per cercare di mettere a confronto delle esperienze europee sulla raccolta di questo tipo di rifiuti. Questo argomento poi è oggetto di un progetto comunitario specifico in corso di svolgimento e cofinanziato dal programma Life Plus della Commissione europea, i cui responsabili ospitano la giornata di oggi e che quindi vorrei ringraziare per l'opportunità che ci danno insieme al collega Stefano Lenzi di Mancamere Emilia-Romagna di presentare brevemente l'esperienza di una rete europea di supporto alle imprese sui temi dell'innovazione e della sostenibilità di cui Camera di Commercio di Ravenna e Unioncamere Emilia-Romagna fanno parte, Enterprise Europe Network. Siamo consorziati in una struttura che cerca di fornire servizi sulle tematiche europee alle imprese. E quindi abbiamo anche il compito di supportare la Commissione nella verifica, nel monitoraggio dell'impatto delle politiche comunitarie sull'attività delle imprese, sulla collettività e sensibilizzare gli attori del territorio a utilizzare le risorse comunitarie, come nel caso specifico di oggi, per raggiungere gli obiettivi strategici della Commissione in tema di legislazione in materia ambientale. Prima di passare la parola quindi ai coordinatori di questo workshop, darei la parola a Stefano Lenzi, che è componente per conto del consorzio Simpler del settore Group Energia della rete Enterprise Group Network, per presentare le attività della rete in campo ambientale ed energetico. Grazie, grazie dell'attenzione. Grazie Giovanni, ringrazio la Camera di Commercio di Ravenna e l'azienda speciale dello Sportello per questa opportunità di illustrare brevemente, diciamo, le attività del consorzio Simpler, consorzio di cui fa parte appunto Unioncamere Emilia-Romagna, azienda speciale dello Sportello di Ravenna e ASTER per conto dell'Emilia-Romagna, più altri soci istituzionali per parte lombarda, tra cui la Camera di Milano, FAST, CESTEC. Ecco, questo consorzio fa appunto parte della rete Enterprise Europe Network, che è sostanzialmente la nuova rete supportata dalla DG Imprese della Commissione europea a sostegno dei processi di innovazione delle imprese, delle piccole e medie imprese in Europa. Concretamente, come possiamo aiutare noi le imprese? Ecco, un po' già Giovanni ha accennato alla gamma di attività. Sostanzialmente noi possiamo orientare le imprese sulle legislazioni, i programmi comunitari e le informazioni sulle opportunità di finanziamento offerte dall'Unione Europea, in ciò supportate a nostra volta dalla Commissione Europea, quindi per quanto riguarda in particolare i finanziamenti gestiti dall'Unione Europea abbiamo questo canale privilegiato di informazione. Per altri programmi, Giovanni faceva riferimento a Life, siamo comunque in contatto con i cosiddetti Initial Contact Point dei programmi che sono demandati dalla Commissione a gestione nazionale o comunque regionale. Siamo attivi nella ricerca dei partner internazionali, commerciali e tecnologici che possono fare, nel caso delle imprese, delle piccole e medie imprese dei nostri territori, e cerchiamo di supportare il trasferimento tecnologico e la cooperazione tecnologica transnazionale e la ricerca. Si tratta di servizi forniti gratuitamente, in quanto appunto abbiamo a nostra volta il sostegno dell'Unione Europea. Ecco, più in dettaglio, le principali attività riguardano appunto la ricerca partner commerciali e tecnologici all'estero, soprattutto attraverso queste due banche dati, la BCD e la BBS, in sostanza le imprese che hanno desiderio o necessità di trovare sbocchi commerciali si possono rivolgere, per esempio qui a Ravenna anche all'Eurosportello, e dopodiché attraverso colloqui e contatti l'impresa compilerà un profilo
Questo profilo circola a livello comunitario nei paesi prescelti dall'impresa e entra in una banca dati che può essere a sua volta consultata dai nostri corrispondenti in Europa. Credo che la rete conti ormai 602 punti in tutta Europa e anche fuori dall'Europa. E da lì nasce un processo di avvicinamento, gestito in una prima fase dagli intermediari della rete, cioè noi e i nostri partner, e poi successivamente un incontro con le imprese. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la banca BBS, che è la banca dati su proposte di ricerca e di offerta di tecnologie. In un settore come il vostro sicuramente questo è un aspetto molto importante. Poi ci sono appunto quei seminari sui temi di attualità dell'Unione Europea, con il ciclo di seminari che state affrontando oggi, che servono alla diffusione delle politiche comunitarie. Un preciso intento della Commissione Europea è avvicinare le imprese alle politiche che essa promuove per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Questa è un'attività che ci viene richiesta dalla Commissione. Facciamo anche delle visite aziendali, dei check-up aziendali, sempre allo scopo di favorire la ricerca partner, e eventi che nel gergo, diciamo, della rete si chiamano matchmaking, bruttissima parola, ma insomma diciamo incontri d'affari che organizziamo a grandi livelli, in concomitanza con grandi fiere come vedremo successivamente Ecomondo, che vi illustrerò, oppure delegazioni che noi chiamiamo company mission di imprese che coinvolgono alcune regioni europee, mentre questi più grandi di matchmaking sono rivolti alla generalità dei paesi europei. Possiamo, come vi dicevo, offrire assistenza, partecipare ai bandi agli appalti comunitari, con particolare riguardo anche ai programmi adesso, attualmente, del settimo programma quadro, ma in generale del programma di ricerca e sviluppo, e ci occupiamo delle consultazioni alle imprese sulla legislazione comunitaria. Molte volte la Commissione chiede una sorta di riscontro, di feedback alle imprese sulle proprie politiche, e quindi noi organizziamo dei panel di imprese o cerchiamo di sondare le imprese su determinate tematiche che ci vengono richieste dalla Commissione per verificare qual è il recepimento effettivo delle imprese sulle politiche comunitarie. Ecco, alcuni esempi di attività appunto è stato Eco Business Cooperation Event che si è tenuto lo scorso anno durante la Fiera Ecomondo, che certo voi conoscete. I settori di riferimento erano quelli della fiera, quindi tecnologie ambientali, mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti, la bioedilizia, le energie rinnovabili, il trattamento e depurazione di aria, acqua, ecodesign, materiali compatibili. Noi abbiamo promosso questo evento in gruppi settoriali di cui facciamo parte, e in particolare gruppi settoriali della rete Enterprise Europe Network, in particolare il gruppo ambiente e il gruppo energie intelligenti. Grazie alla collaborazione con questi partner abbiamo avuto la partecipazione di 197 rappresentanti di impresa e di università e di laboratori provenienti da 17 paesi diversi per degli incontri che noi avevamo in precedenza programmato e aiutato a realizzare nel miglior modo possibile e senza costi per le imprese. Quindi le imprese compilavano un profilo online, lo mandavano, entravano in un catalogo. A partire da una certa data potevano essere scelte o scegliere loro stesse di incontrare altre imprese presenti nel catalogo, il tutto con servizi di interpretariato, assistenza, eccetera. Quindi una grossa partecipazione, 197 imprese con 603 incontri da fare tra imprese, 15 accordi stipulati a ridosso dell'evento e una gran parte di accordi in via di definizione. Come vedete, la valutazione degli incontri è stata molto positiva, considerando la voce eccellente e buono, su tutte gli aspetti degli incontri, quindi la qualità dei profili, la rilevanza degli incontri, eccetera. E questo è un risultato che abbiamo visto si è consolidato nel tempo, anche noi ormai abbiamo realizzato questo evento per 3 anni consecutivi e adesso
Lo faremo l'8 e il 9 novembre prossimi, in occasione sempre di Ecomondo. Ecco, io vi invito a prendere nota di queste possibilità e all'entrata troverete questo volantino dove è possibile avere la spiegazione sintetica dell'evento e anche i riferimenti per potersi iscrivere. Come sempre si tratta di un'attività che non ha alcun costo per le imprese perché è appunto sostenuta dall'Unione Europea. Altri esempi della nostra attività è stato per esempio l'aver attivato un focus group sull'idrometano. È stata un'esperienza interessante che ha coinvolto varie imprese, soprattutto anche qui dell'area romagnola, e su un'esperienza che aveva coinvolto anche l'ATM di Ravenna e l'ATM Forlì sul discorso di questo particolare tipo di carburante che ha degli aspetti molto interessanti, in quanto oltre agli aspetti tecnologici contribuisce a ridurre ovviamente l'impatto del gas serra ed è una fonte di energia rinnovabile. Questo focus group era sempre nell'ambito di un'attività della nostra rete e abbiamo seguito questo gruppo di imprese specializzate nella produzione anche di celle per la produzione di idrogeno e di veicoli che possono andare in idrometano e ha portato questa attività anche a costituire una guida che è servita di riferimento anche per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ecco, come dicevo, mi avvio poi rapidamente alla conclusione, noi siamo parte di, noi come Camere, diciamo come consorzio, del gruppo Energie Intelligenti, i colleghi di Aster, ossia dell'Agenzia Specializzata della Regione per il Trasferimento Tecnologico, fanno parte del gruppo Ambiente. Sono gruppi settoriali all'interno di questa rete Enterprise Europe Network, dove è possibile organizzare, conoscere intanto partner istituzionali ed enti specializzati nel trasferimento delle tecnologie di altri paesi per poter organizzare soprattutto incontri tra imprese, perché poi questa è la nostra mission più evidente, essendo anche del mondo camerale. Giusto per darvi qualche elemento concreto, il gruppo Ambiente nel 2011 era composto da 58 membri di 22 paesi, significa quindi 58 potenziali partner istituzionali con cui fare attività a favore delle imprese, nell'ambito di quella gamma di servizi che vi dicevo in precedenza. Sono stati realizzati 24 eventi, chiamiamoli matchmaking, appunto di incontri tra imprese, questi grandi che si chiamano brokerage events e altre azioni bilaterali come le company mission, e uno scambio di profili tecnologici e di cooperazione commerciale delle imprese che avviene supportato direttamente dai partner. 1.494 imprese esenti sono state coinvolte nelle attività del gruppo Ambiente e 1.312 profili di imprese sono stati ricevuti. Il gruppo ha lavorato per favorire la partecipazione ai programmi di ricerca, il programma quadro di ricerca e sviluppo, perché sapete che la Commissione europea finanzia progetti di ricerca e sviluppo delle imprese qualora abbiano una portata transnazionale. Ovviamente questo implica che bisogna cercare dei partner in altri paesi dell'Unione europea o comunque dei paesi ammessi ai programmi di ricerca e sviluppo e quindi i partner nostri servono anche a questo. E il gruppo Ambiente ha anche favorito la partecipazione ad azioni specifiche finanziate dalla Commissione europea, diciamo sempre in accordo con il tema ambiente e imprese. Ecco, questi sono alcuni eventi che devono ancora essere realizzati dal gruppo Ambiente, eventi, ripeto, di incontri tra imprese. Quindi abbiamo due grossi eventi a Bonn e a Lione e una missione di imprese ad Istanbul. La Turchia, vi ho detto fra parentesi, sta diventando un partner molto attivo con tutti i programmi comunitari e anche con la nostra rete. Anche a Ecomondo molte imprese partecipanti vengono dalla Turchia. Come gruppo Ambiente abbiamo anche qui un grosso numero di partecipanti, 70 membri da 26 paesi. Abbiamo anche noi organizzato molti eventi di
partenariato fra imprese, 24, abbiamo avuto 1.184 imprese coinvolte e 1.477 profili di imprese ricevuti e scambiati tra i partner per favorire appunto programmi di ricerca e cooperazioni commerciali. Anche noi siamo attivamente impegnati a favorire la partecipazione ai programmi quadro di ricerca e sviluppo e collaboriamo con altre reti europee come i contact point cosiddetti CMG+, cioè sono appunto referenti presso il Ministero, in questo caso sono il Ministero dell'Ambiente o dello Sviluppo Economico, che favoriscono la partecipazione ai programmi comunitari che riguardano in questo caso l'energia, energie intelligenti cosiddette, o energie alternative. E abbiamo partecipato come sector group alla Settimana Europea dell'Energia Sostenibile. Ecco, fra gli eventi, ripeto, che devono essere ancora realizzati, come evento di rete per il gruppo di energia intelligente, vi ricordo di nuovo Eco Business Cooperation Event l'8 e 9 novembre a Rimini. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola a chi mi segue. Buongiorno, anzi ormai buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Paolo Paoli di RSPA. Oggi, diciamo così, cercherò di fare un po' più ordine nel convegno, nel workshop organizzato all'interno di Ravenna 2012. Innanzitutto ringraziamo veramente l'organizzazione di Ravenna 2012 per aver offerto questo spazio. Importante sia per il tema appunto dell'ordine del giorno che adesso diremo, sia in quanto verrà ospitato all'interno di questo spazio un progetto LIFE che, come era insieme ad altri partner, stiamo seguendo e che appunto è collegato al tema dell'ordine del giorno. Ringrazio per l'apertura chiaramente Unioncamere e l'Ecosportello di Ravenna e prendo proprio spunto dal loro concetto, quindi trasferimento tecnologico, innovazione e progettazione transnazionale. E partiamo da qui, col convegno di oggi. Partiamo da qui per due motivi. Uno, di cosa parliamo? Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche. È il tema di oggi. E in tutti gli effetti. Uno, perché entreremo dopo nei dati tecnici di chi mi seguirà, degli esperti, potremmo definirlo molto probabilmente ad oggi rifiuto del futuro. Essenzialmente oggi ogni cittadino ne produce, diciamo, utenza domestica intorno ai 16-17 kg. Sogniamo che i professionali arriviamo anche in Italia a 21, 22, 23 kg ad abitante. Tanti rifiuti, spesso anche pericolosi, che dopo vedremo qual è la loro fine e soprattutto cercheremo di approfondire in questo convegno quali sono le migliori tecnologie, le migliori idee, per raccoglierli separatamente, tracciarne il loro flusso di gestione, dal trasporto fino all'impianto, e garantirne la corretta gestione attraverso che cosa? Non sarà un convegno autoreferenziale, sarà un convegno dove cercheremo di approfondire le soluzioni più recenti e guardare avanti allo sviluppo della normativa, che come sapete è stata appena promulgata a livello europeo. Prevede obiettivi sfidantissimi, prevede nuove idee che dopo spiegheremo, sul quale ci confronteremo, e prevede, e anzi, noi prevediamo, penso che tutti e tutti i relatori saremo d'accordo, e ERA stessa, insieme ai partner del progetto LIFE, che poi presenteremo alla fine di questo workshop, siamo convinti si raggiungeranno con idee nuove, innovazione tecnologica e servizi di qualità al cittadino. Senza questo, gli obiettivi della nuova direttiva europea sui RAEE, quindi sui rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, difficilmente saranno raggiunti. Il confronto di oggi prevede, dicevo, tanti esperti che vanno dal livello, diciamo così, transnazionale dir poco, se non europeo mondiale, fino a livello italiano, con tutte le rappresentanze, comuni, distribuzione e aziende pubbliche dei servizi di raccolta rifiuti, alla distribuzione organizzata, e fino a scendere proprio nel dettaglio di questa innovazione che oggi prevediamo di dare come segnale con questo progetto,
Life Identisui, di cui era il promotore e beneficiario coordinatore, e che ad oggi ha come partner Ecolife Milano ed Ecolum Spagna, quindi un progetto transnazionale che ha un valore complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro, e che oggi presenteremo le nostre idee sull'innovazione tecnologica in questo comparto dei rifiuti. Finisco perché lascio la parola ad altri. Iniziamo quindi oggi il workshop con il primo intervento, ingegner Federico Magalini, che oggi qui rappresenta la United Nations University, che farà un panorama alto, direi piuttosto alto, sui rifiuti di apparecchiature, sui Esagerare. rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, un panorama quindi che va oltre l'Italia, forse anche oltre l'Europa, e ci farà un po' il quadro, naturalmente stimolando anche la discussione su questo. E solo per dare un po' d'ordine, siccome siamo in 5 relatori indicativamente, cerchiamo di mantenerci tutti in giro di un quarto d'ora. L'unico, ma non perché è un amico o un collega, ma perché ulteriormente ha qualcosa in più da stimolare, eventualmente qualche minuto in più ce lo può concedere appunto Angelo Magalini. Buon lavoro. Infatti oggi è straniero, scusate, sono Grazie Paolo. Grazie Paolo, grazie diciamo, dell'invito. È un ritorno per me un po' alle origini, nel senso che per chi non mi conosce, diciamo, United Nations University non è un'università, nonostante il nome, rappresenta un po' il think tank del sistema Nazioni Unite, ha una sede a Tokyo, ma di fatto lavora con una serie di istituti sparsi un po' in giro per il mondo su diversi temi. Noi siamo un gruppo che da quasi 10 anni lavora sul tema dei rifiuti elettrici e elettronici con un'iniziativa che si chiama STEP Initiative, Solving the Waste Problem. Siamo impegnati in vari progetti un po' in giro per il mondo, infatti oggi più che altro vi vorrei portare alcune esperienze che derivano da alcuni progetti che ho seguito in prima persona. Siamo stati molto coinvolti anche nella fase recente di recast della direttiva europea, perché nel 2006 è stato il primo progetto che ho fatto con United Nations University. Abbiamo lavorato per la Commissione in uno degli studi preparatori per la revisione della direttiva, quindi siamo un po' anche gli artefici di quel 65% dell'immesso sul mercato come possibile tasso di recupero, così come della proposta dell'85% dei RAE generati. Però per questo non vorrei attirarmi troppi strali. Grazie mille. Bravo, Allora, noi siamo impegnati su diversi progetti che cercano di quantificare quelli che sono gli impatti a livello globale dei rifiuti elettrici e elettronici. L'ha detto giustamente Paolo, è un po' il rifiuto del futuro, forse rispetto a tanti altri rifiuti di origine domestica è un po' la Cenerentola, perché come quantità non siamo certo a valori dei rifiuti solidi urbani, però rappresenta un flusso di rifiuti molto, molto particolare. Noi siamo impegnati con un metaprogetto, diciamo così, molto ambizioso che si chiama ADDRESS, l'acronimo sta per Annual Digital Dynamic Report on e-Waste Status. L'idea è quella di fornire delle statistiche quanto più possibile accurate sull'immissione sul mercato, sulla generazione di questi rifiuti, che servano di supporto nell'attività di policy making dei legislatori nelle diverse parti del mondo. Parto con alcune indicazioni, con alcune torte che ci fanno, secondo me, riflettere un attimo. Questi numeri sono fatti con delle stime abbastanza, passatemi il termine, grossolane, si basano. Scusi, signor Federico, mi piace sederci che vediamo. Ah sì, allora. Si basano su stime fatte sulla base del potere d'acquisto dei consumatori, però riflettono abbastanza bene quelli che sono i trend generali. Vedete che nel 1990 le apparecchiature elettriche e elettroniche messe sul mercato a livello mondiale erano circa 19 milioni di tonnellate e si ripartivano su queste aree geografiche del mondo che ho evidenziato come segue: il 26% era l'America e il Canada, il 10% il Giappone, fino ad arrivare all'Unione Europea, più Svizzera e Norvegia, che rappresentavano un 30%. Credo che sia esperienza di tutti noi come queste apparecchiature siano progressivamente entrate nel bene o nel male nella nostra vita quotidiana. Noi
Per cui se ci spostiamo avanti nel tempo, ovviamente la torta cresce, cresce, cresce fino ad arrivare nel 2015 a circa 76 milioni di tonnellate. L'altra cosa da notare qual è? È quella che i rapporti di forza fra i diversi paesi sono cambiati notevolmente. Sono cambiati notevolmente per due motivi, perché ci sono mercati emergenti come l'India, mercati emergenti come la Cina, dove sempre più queste apparecchiature stanno diventando di uso comune. Questa figura fa un po' il paio alla slide che viene dopo, nel senso che è chiaro che nulla è eterno, nulla è infinito, queste apparecchiature prima o poi si rompono, prima o poi vengono buttate e diventano rifiuto. Nel 1990, di nuovo, la stima dei rifiuti generati a livello globale era circa di 15 milioni di tonnellate, ripartite come segue. La cosa che da notare è che Unione Europea, Giappone e Stati Uniti rappresentavano circa il 63% del volume totale di rifiuti generati. Sottomesso dei pallini rossi perché all'epoca non c'era alcuna legislazione che si occupasse nello specifico di questi rifiuti, sono arrivati solo gli svizzeri nel 91, sono stati i primi. E la figura, la torta a fianco, rappresenta la situazione del 2015. Di nuovo, quello che cambia sono i rapporti di forza. Allora, se Unione Europea, Stati Uniti e Giappone hanno adottato delle legislazioni, quindi c'è il pallino verde, negli Stati Uniti c'è il pallino giallo, solo perché non tutti i paesi, non tutti gli stati l'hanno adottata, stanno andando un po' in ordine sparso, però è in discussione una legge federale. Dall'altro lato esiste una miriade di paesi dove queste legislazioni sono non ancora in vigore, quindi il tema del supporto in questo tipo di attività è importante. È chiaro che sapere qual è la dimensione del problema che si va a affrontare è uno delle principali elementi di interesse. Abbiamo iniziato un anno e mezzo fa, quasi due, a fare degli studi di quantificazione molto più dettagliati. Il primo di questi studi pubblicati è stato pubblicato a marzo di quest'anno, è uno studio che è durato circa un anno e mezzo, fatto in Olanda. Io oggi voglio usare parte dei risultati o delle considerazioni finali di quello studio per stimolare un po' la discussione. Qualcuno di voi già lo sa, noi stiamo facendo qui in Italia uno studio simile con uno dei consorzi, il consorzio Ecodom. A fine novembre molto probabilmente presenteremo i risultati di questo studio. Oggi io non voglio parlare di questo, voglio usare i risultati dello studio olandese per fare alcune riflessioni. Nel 2010 quello che è emerso in questo studio in Olanda è che a fronte di 26 chili e mezzo pro capite di apparecchiature elettriche messe sul mercato c'era una quantità di RAEE generati di circa 23 tonnellate e mezzo, 23,7 chili pro capite. Il punto sta a valle, nel senso che l'attività di raccolta e trattamento ha visto evidenziato alcuni elementi importanti, alcuni elementi di forte riflessione anche in vista del recepimento della nuova direttiva europea. Il primo elemento è che l'attività formale dei sistemi, del sistema consortile anche in Olanda, copre 7 kg e mezzo pro capite, in realtà circa la metà di quelli che sono in realtà i rifiuti che arrivano effettivamente al trattamento. Il secondo elemento di interesse è che appunto questi 7 kg e mezzo arrivano sia agli impianti di trattamento, però esiste un'altra fetta di materiale che arriva comunque a trattamento per altre vie e che non viene contabilizzata in questo sistema, passatemi in termine formale, poi vorrei un attimo riflettere su questo. Il terzo tema, volevo parlarvene perché sono stato quest'anno impegnato in alcuni processi di capacity building, quindi supporto all'attività dei legislatori in Africa. Molte volte ci sono ricadute rispetto alla tracciabilità effettiva di quello che viene raccolto importanti in luoghi lontani dall'Europa. Credo che anche la nuova direttiva che ha introdotto nell'allegato 6, credo che si chiami alcune procedure di test per l'esportazione di prodotti usati, possa essere d'aiuto. Allora, il primo punto, sappiamo tutti il sistema in Italia previsto dal 151 è partito, si è affiancato a quello che era un sistema di raccolta di rifiuti elettrici e elettronici comunque già esistente, si è affiancato il primo anno in fase di startup e poi sta crescendo, in fase di crescita. Io per 3 anni ho lavorato all'interno del sistema RAEE qui in Italia, quindi è un sistema che conosco. Questi sostanzialmente sono le performance di raccolta del sistema del centro di coordinamento, poi dopo di me c'è Fabrizio che magari ne parlerà. Io ho fatto un calcolo
banale, un po' di matematica, con i target previsti dalla nuova direttiva, le performance del sistema RAE basate sull'immesso sul mercato dei 3 anni precedenti rappresentano questo valore in crescita, però vedete nel 2011 siamo 27,1% di immesso sul mercato, il target è 45, poi 65, di strada da fare ce n'è, anche se c'è da dire i nuovi target dovrebbero tenere in considerazione anche i rifiuti professionali e come mi ricollegavo alla slide di prima, questo rappresenta il mondo formale. Esiste sicuramente anche in Italia un circuito parallelo che di rifiuti ne sta raccogliendo. Si parla di raccolta, la raccolta è sicuramente la prima fase, è una fase critica perché è una fase di accesso al rifiuto. Da questo punto di vista ho deciso negli ultimi anni di impegnarmi più nei paesi in via di sviluppo che non qui in Europa con i progetti che seguo perché è stimolante. Devo dire che in questi paesi si ingegnano molto, forse sono un po' come eravamo noi 30, 40, 50 anni fa, vedono il rifiuto come effettivamente un modo di vivere, di trattare, sono molto bravi nel raccogliere. Di rifiuti abbandonati se ne vedono pochi, cioè si vede quelli che vengono bruciati, che è proprio la fine, quello che proprio non si riesce più a cavarne più niente, però hanno sviluppato dei sistemi abbastanza ingegnosi, ad esempio in alcuni paesi per raccogliere i cellulari che hanno un valore, anziché pagarli, cose che fanno diciamo, un po' difficoltà, fanno un baratto, scambiano il cellulare con un caricabatterie, perché in alcuni in quei paesi dove l'elettricità in rete è molto instabile, i caricabatterie si bruciano, saltano in un modo molto, molto evidente, per cui il caricabatterie, che per noi è un valore bassissimo, per loro è l'elemento di scambio per avere accesso a un prodotto, il cellulare, che di per sé ha un valore molto più elevato rispetto a un caricabatterie usato. Obiettivamente la raccolta è sicuramente il punto fondamentale. La raccolta ha sicuramente degli obiettivi importanti che sono quello di riuscire ad intercettare il flusso dei rifiuti in modo separato per avviarlo a corretto trattamento, quindi evitando fenomeni di cannibalizzazione, fenomeni in cui il rifiuto finisce nel flusso sbagliato. Ma dopo la raccolta esistono anche due altre parti fondamentali che dovrebbero essere tracciate in modo adeguato. La fase del pre-processing, usualmente la chiamiamo, dove vengono disassemblati, vengono separati, messi in sicurezza questi rifiuti. E molte volte per alcune frazioni ambientalmente critiche esiste una canalizzazione a impianti specifici dedicati per il corretto trattamento, smaltimento e recupero di alcune frazioni. Questo direi è importante non dimenticarcelo, perché se guardiamo gli obiettivi della direttiva europea, effettivamente lo sviluppo sostenibile, la conservazione delle risorse, si ha attraverso l'insieme di tutti questi tre fattori. Non possiamo correre il rischio di focalizzarci solo su uno di questi punti. E vorrei fare un esempio semplice, considerando il cellulare e l'oro, molte volte l'ho utilizzato come esempio in questo mondo. Allora è chiaro che se noi guardiamo quello che succede nei paesi in via di sviluppo, loro sono molto bravi a raccogliere, non si trovano cellulari abbandonati, quindi c'è un'efficienza molto, molto elevata nella fase di raccolta. Qui ci sono numeri illustrativi, però non si allontanano dal vero, si arriva al 95%. Nella fase di pre-processing, quindi nella fase di disassemblaggio, lo fanno in modo manuale, anche qui con efficienza abbastanza elevata, magari potrebbe migliorare. Sono un po' scarsi, passatemi il termine, in quello che è la fase finale di raffinazione. In questi casi con tecnologie al limite della sostenibilità, non ambientale, ma per protezione della persona, recuperano, hanno efficienze di recupero molto basse. Se uno guarda dal punto di vista ingegneristico l'efficienza della filiera completa, fa la moltiplicazione delle singole efficienze e arriva al 12%. Allora il punto è che noi, che magari pensiamo di essere in un paese sviluppato, in un paese di sviluppo, se facciamo lo stesso esercizio non è che arriviamo a qualcosa di meglio. Questo perché? Perché siamo un po' più scarsi nella fase di raccolta, non tutti gli elementi vengono intercettati, siamo magari un po' più bravi, dipende dalle apparecchiature, nella fase di pre-processing. Qui nell'esempio del cellulare è chiaro che se il cellulare finisce nell'impianto di trituratore non è proprio che sia la destinazione migliore. Siamo molto bravi nella fase high-tech, magari di recupero della frazione, però è chiaro che se io guardo alla catena l'efficienza complessiva
non è andata molto lontana. Ecco dunque come in realtà sia importante focalizzarsi sì su una fase da raccolta, ma non dimenticarsi che è l'insieme dell'efficienza della filiera che porta al risultato finale. Ci sono alcuni elementi ulteriori di riflessione per me. Se io guardo gli ultimi dati pubblicati dall'ISPRA nel rapporto sui rifiuti nella sezione tipica dei RAEE, a me fa riflettere il fatto che dati 2009, dati riferiti al 2009, se noi guardiamo i RAEE gestiti, domestico e professionale, ci dicono che di domestico se ne sono gestiti 230.000 tonnellate, di professionale 247.000. Se noi guardiamo le esportazioni, solo 3.000 tonnellate sono state esportate di domestico, quasi 110.000, che sono quasi la metà dei professionali, sono stati esportati. Allora qui vorrei dire l'attività del centro di coordinamento, l'accordo fatto con le associazioni dei recuperatori per stabilire degli standard minimi per il trattamento, l'impegno dei sistemi collettivi a conferire solo negli impianti che sono accreditati presso il centro di trattamento, la differenza la fa. Per cui l'attività di negoziazione, lo stabilire accordi lungo la filiera che rendano l'efficienza complessiva del sistema migliore, credo che siano importanti. Quindi tutto l'enforcement di standard, oggi si sa, stanno per arrivare, diciamo, in fase di applicazione standard come quello del WLAB, oppure lo standard RED tool per reporting, ce ne possono inventare anche di nuovi, chiaramente, però. Credo che sia importante, anche perché, e mi ricollego al punto terzo che avevo evidenziato in precedenza, il lasciare che alcuni di questi flussi prendano la via dell'export per il trattamento è sicuramente un impoverimento rispetto a un tessuto industriale nazionale, che è quello dell'industria del trattamento. Dal punto di vista dell'apparecchiatura usata, che è, diciamo, molte volte la scorciatoia con cui certi beni escono dall'Unione Europea, pone degli interrogativi secondo me significativi. Vi porto alcune figure, alcuni esempi dalla mia recente attività in Ghana. È chiaro che in questi paesi arrivano prodotti usati, in realtà arrivano anche alcuni prodotti nuovi, ma la maggior parte dei beni che entrano per la capacità di spesa delle persone, dei consumatori, è necessariamente usati. Ci sono beni usati che arrivano in buono stato, beni usati che arrivano in cattivo stato. È difficile porre, diciamo, una linea di demarcazione. Esistono apparecchi che arrivano rotti ma riparabili, esistono apparecchi che arrivano rotti e non riparabili. Allora, dal punto di vista formale della legislazione, c'è una fase che è perfettamente legale, importazione di prodotti usati o nuovi è permessa dalla legge. C'è una serie di attività che è chiaramente contraria ai principi di Basel Convention, importazione di rifiuti. Per darvi un'immagine, queste sono foto che ho scattato nel porto, in uno dei terminal di Accra. Questo, diciamo, è il porto, è uno dei terminal, arrivano i container. All'interno dei container che vengono scaricati ci sono prodotti di diverso tipo, e magari a volte, molto spesso, ci sono anche prodotti elettrici e elettronici. Nella maggior parte dei casi arrivano frigoriferi, congelatori e TV. Le valigie sono sicuramente piene di altre cose, ad esempio arrivano in questi container, cercano di mettere più cose possibili. Io ho visto da un container uscire due macchine, due Micra, una Micra sopra l'altra. C'era la persona che usciva guidando la Micra sotto e sul tetto aveva appoggiata un'altra Micra. Da questo punto di vista sono diciamo degli equilibristi. Efficienza di logistica pazzesca. Un'efficienza di logistica molto alta. Dal punto di vista, diciamo, dell'appropriatezza, diciamo, socio-economica, esiste chiaramente un ingresso di materiale che è appropriato, perché beni nuovi o beni che il mercato chiede è sicuramente appropriata. Quindi questi sono apparecchi che, diciamo, io direi di buona qualità, che poi cosa succede? Entrano nel mercato attraverso il retailer, che è, diciamo, questa figura qui in alto, i classici shop lungo la strada dove vengono vendute queste apparecchiature usate, oppure molte volte sono le persone che vanno direttamente al porto a prendersi l'apparecchiatura. Questa signora si è appena comprata la TV. Esiste una parte in cui
credo sia giusto chiedersi se è appropriato o meno che questi rifiuti, che questi beni, la parte gialla sopra, o rifiuti dal punto di vista normativo, arancio sotto, arrivino, perché è chiaro, in questi paesi le, diciamo, l'equivalente del nostro centro di assistenza tecnica è molto più sviluppato, non dobbiamo insegnare loro come riparare le cose, lo fanno in modo molto efficiente. Il problema qual è? Il problema è che a fronte di apparecchiature che arrivano o rotte, chiaramente, o in uno stato che non è difficile, magari è di difficile quantificazione, esiste sicuramente l'alternativa per quello che non viene utilizzato e non va sul mercato, e l'alternativa è questa: quello che non mi serve lo butto, recupero quello che riesco a recuperare, ma il resto necessariamente lo butto. Non esiste il concetto del trattamento. E poi esiste ovviamente tutta la parte di, dal punto di vista sociale, economico, inappropriata. Il buttare, il portare, l'esportare rifiuti in questi paesi è totalmente inappropriato, anche perché non esiste ad oggi un'infrastruttura tecnologica in grado di trattare quei prodotti. Queste sono immagini che non ho, diciamo, scaricato da internet, ma ho scattato in prima persona. Queste sono, è quello che si trova, diciamo, tutti i giorni. Zone dove le persone cercano di cavare, ricavare quei 5 dollari al giorno bruciando i cavi per recuperare il rame, piuttosto che, insomma, altre pratiche totalmente, totalmente inadeguate. Ecco dunque come anche questo tema dell'esportazione, del non tracciare esattamente quello che succede, credo che abbia un impatto. Ecco quindi, diciamo, alcuni spunti di riflessione per quello che sarà il recepimento in Italia della nuova direttiva europea e quello credo che sia della ricerca di efficienza del sistema formale. Allora io qui ho evidenziato 4 punti fondamentali che magari poi assieme agli altri relatori o alle persone che ci sono in sala credo che serve giusto, di cui sarebbe giusto discutere. Il primo è chiaro che la fase di raccolta oggi nei sistemi, nei paesi sviluppati, in Italia, è una fase critica. Ci sono tanti rifiuti che non riusciamo ancora a raccogliere, in particolare tutto il mondo del piccolo elettrodomestico, anche magari con una scarsa consapevolezza dei consumatori. Allora credo che rendere questa facilità di raccolta maggiore per il consumatore sia un fenomeno importante, quindi dal mio punto di vista l'uno contro zero, tra virgolette, non è un cattivo modo, però vorrei anche dire che è necessario rendere la cosa facile non solo ai consumatori, ma forse anche ai destinatari, questo uno contro zero, quindi i retailer. Oggi io credo personalmente, parlo veramente a titolo personale, che le cosiddette semplificazioni in realtà non lo siano. Per cui esistono già in passato, con la vecchia direttiva, alcuni paesi avevano trovato il modo di semplificare questo tipo di attività e a rendere il canale di raccolta dei retailer molto più efficiente di quello che in realtà si è dimostrato essere negli ultimi anni in Italia. Credo che sia importante assicurarsi che questi rifiuti, questi REC che vengano raccolti, passino da un sistema formale, perché dal mio punto di vista il sistema formale fornisce delle garanzie a tutti, al consumatore, ai cittadini, a chi ha cura dell'ambiente, o perlomeno tutto quello che avviene al di fuori del sistema formale abbia gli stessi standard qualitativi di tracciabilità che oggi il sistema formale garantisce. Credo che sia importante mettere in piedi, ma soprattutto monitorare standard per quanto riguarda la fase di raccolta, standard per quanto riguarda la fase di trattamento, ma non dimentichiamoci che, come ho fatto vedere in una slide, non possiamo ragionare sulla singola fase. Se ragioniamo sulla singola fase corriamo il rischio di perdere di vista quello che è l'obiettivo complessivo, quindi magari quello di vanificare, se vogliamo, gli sforzi della raccolta, arrivare a raccogliere il 100% e poi lasciare che questi rifiuti vengano trattati in modo non del tutto corretto. Dal mio punto di vista non so cosa sia peggio, se lasciarli direttamente non raccolti o raccoglierli e poi trattarli in modo non corretto, o lasciare che prendano via dell'export. Quindi credo oggi che il processo di recast della direttiva da un certo punto di vista rappresenti un'occasione per fare un po' un pit stop e magari cercare anche qui in Italia di fare un balzo in avanti, un balzo davanti che è necessario e che ci è richiesto anche per
la valenza strategica che alcune di queste delle materie prime contenute in questi rifiuti hanno a livello europeo per l'industria europea, quindi mi ricollego a tutto il filone dell'Euro Material Initiative, altri temi di ricerca. Per me, e lo dico da persona che nell'ultimo anno è stata più impegnata nei paesi in via di sviluppo, quindi, che diciamo che qui in Europa, credo che a volte ci sia modo di imparare anche paradossalmente dai paesi in via di sviluppo. Io ho notato in paesi, sono stato in Ghana, sono stato in Etiopia, sono stato in Nigeria. Hanno a volte una capacità, un'inventiva, un'imprenditorialità che forse era la stessa che ci contraddistingueva tanti anni fa. Ecco, credo che forse oggi la possibilità offerta dal recepimento di una nuova direttiva ci dia la possibilità di fare questo tipo di esercizio. Non so in quanto tempo sono stato, ma Ci di siamo già. distratti un attimo, quindi vai tranquillo. Ringraziamo l'ingegner Magalini, veramente bello interessante, e interessante, più che altro perché ha sottolineato solo due parole fondamentali, quindi il tema delle risorse che ancora ci sono, la proiezione che faceva sul 2011 solo in Italia, senza guardare quello che c'è nel mondo. Stiamo intercettando circa il 27% dei RAEE prodotti, quantomeno in maniera legale o tracciata, insomma, quantomeno. E quindi è importantissimo questo concetto di risorse che ancora ci sono ed è il concetto di efficienza di tutta la filiera, bellissimo, complimenti. E prima di passare la parola, però, prendo spunto per appunto passare la parola al secondo relatore, che sarà l'ingegner Longoni del Centro di Coordinamento RAEE. E proprio sono i concetti di tracciabilità dell'intero processo di gestione, che è un punto fondamentale della nuova direttiva e anche del nostro progetto LIFE, e della sostenibilità, che non ricordiamoci, in questi processi, come in tutti i processi ambientali di gestione dei rifiuti, è da vedere su più tre aspetti fondamentali, ed è anche su questo che punta la nuova direttiva, ambientale, sociale ed economico. Lascio quindi la parola a Fabrizio che ci farà una panoramica, lo ringrazio per essere venuto e per portarci il punto di vista di chi oggi in Italia gestisce il sistema e rappresenta i sistemi collettivi e produttori, che ci farà un quadro possibilmente rapido, nel senso di stare entro un quarto d'ora, della nuova direttiva, con magari qualche spunto di riflessione. Grazie. Cercherò di essere rapidissimo. Grazie e benvenuti a tutti. Nuova direttiva sui rifiuti, come viene chiamata RAEE 2, modifica di quello che è una situazione già esistente, aggiornamento dopo 10 anni dall'uscita di una direttiva, percorso normale per la Comunità Europea. Alcuni elementi cambiano perché vengono inseriti, sentiti dal fatto che sono necessari, visti i risultati che non sono sicuramente diversi nel resto d'Europa in maniera sensibile rispetto a quello che è l'Italia, portare dei risultati, degli stimoli e delle ambizioni un pochettino maggiori per quanto riguarda i risultati da ottenere. Che cosa succede? Lo scopo è sempre quello che giustamente la Comunità Europea ha: riduciamo i volumi dei rifiuti, cerchiamo di avere delle risorse efficienti, recuperiamo quelle che sono le materie prime, i componenti contenuti all'interno di questi prodotti affinché possano ritornare utili nei cicli produttivi. Questo è fondamentale. Si applica a tutti i prodotti elettrici e elettronici venduti. Addirittura l'obiettivo della Comunità Europea è stato quello di estendere il campo di applicazione. Un esempio per tutti: i pannelli fotovoltaici. Non erano presenti nella precedente direttiva, vengono introdotti nell'attuale direttiva. Quindi, data di recepimento in Italia di questa direttiva, anche i pannelli solari faranno parte del concetto di RAEE una volta dismesso, con i suoi canali di recupero, che siano prodotti professionali o prodotti domestici. Tutto quello che succede è che, di nuovo, il meccanismo è: i soggetti, i cittadini, possono conferire i loro rifiuti alle strutture che i comuni o le società di gestione mettono a disposizione, e l'altro soggetto che è interessato, come già precedentemente lo era, è la distribuzione, che, chiamata a fare una parte importante, si mette a disposizione per fare il ritiro quando il cittadino diventa consumatore. Tutto quello che deve essere gestito deve essere finanziato. Sono i produttori che finanziano queste attività, le finanziano tramite i consumatori, quindi non è che il sistema sia un sistema che non tocca tutti i cittadini, è fondamentale capire questo. Quindi è richiesta
un'efficienza in assoluto nella gestione del sistema, perché sono costi che tutti noi sosteniamo. L'obiettivo è sempre quello di ottimizzare le risorse, e dall'altro una preoccupazione molto grossa che la comunità europea ha avuto è di evitare le esportazioni illegali. Le fotografie che Federico ci ha fatto vedere sono l'esempio di quello che succede nei vari paesi, ma tanto per rendervi conto, quando esportiamo anche qualcosa che è stato trattato in Italia e non avviato correttamente allo sviluppo di nuove attività, pensiamo ad esempio alle plastiche, quando vengono mandate all'estero vengono poi trattate da soggetti che manualmente magari le bruciano e le odorano per capire se contengono i ritardanti di fiamma bromurati oppure no. Ovviamente non è esattamente un processo amichevole, e sicuramente costituisce un problema per la salute delle persone, ma anche poi dell'abbandono nell'ambiente di quei prodotti che non sono in grado poi di trattare. La comunità europea si preoccupa di questa attività e chiede quindi che tutto il meccanismo sia gestito dall'inizio alla fine, proprio per evitare che poi non il RAI intero, ma componenti di questi vengono avviati in paesi in via di sviluppo, dove il risultato è quello che ci ha mostrato Federico. Le apparecchiature sono tutto quello che abbiamo detto, e ovviamente includendo anche i componenti, la cosa fondamentale che rimane, e questo che in Italia abbiamo sicuramente affrontato in maniera estremamente positiva, è componenti, eventualmente parti rimovibili contenute all'interno dei RAI devono essere rimosse affinché il trattamento sia efficiente, quindi parti pericolose devono essere eliminate nel momento in cui si attiva il processo di trattamento. Stiamo parlando quindi in particolare, per quello che riguarda poi le attività di noi cittadini, dei RAI domestici, cioè quelli che arrivano dentro i domestici, che però non sono soltanto quelli che abbiamo a casa, come vedete, cioè la definizione che la comunità europea dà di questi prodotti include anche, quando diventano rifiuti, l'origine commerciale, industriale e istituzionale di altro tipo analogo per natura e quantità. Questo costituirà sicuramente un elemento di confronto andando avanti nella direttiva per quanto riguarda l'attività di recepimento in Italia. Sappiamo che in Italia insiste una normativa sui rifiuti particolarmente strutturata, con la quale di tanto in tanto le direttive europee si trovano in contrasto, e quindi sarà necessario riuscire a divenire a una perfetta definizione, o almeno la migliore possibile, che riesca a identificare esattamente dove devono essere posti i confini, per non creare situazioni di ombre, di grigio, perché come sappiamo il grigio ci riporta a Federico, non che ci riporti a lui, ma quello che ci ha detto prima. C'è un cambio strutturale di come la direttiva presentava i prodotti che vengono immessi sul mercato, quindi sto parlando di AE, apparecchiature, che da 10 categorie diventano 6. Come potete vedere, si sono più o meno orientati verso una logica di trattamento, cioè quello che succede ad un'apparecchiatura quando diventa rifiuto. Di fatto devo istradare l'apparecchiatura verso il canale che successivamente andrà a trattarlo. Sono diventate 6, sostanzialmente ci sarà da capire come mai in Europa, in molti paesi, se ne trattano 5, quindi sono identificate 6. Comunque qualcuna di queste 6 dovrà rientrare forzatamente nelle altre. Come dicevo, i pannelli fotovoltaici. Quindi la domanda che più spesso mi viene posta in questo momento è: ma il pannello fotovoltaico è un RAE? La risposta attuale è no. La risposta futura è: da quando verrà recepita la direttiva europea, sì. È paradossale, ma abbiamo dei termini normativi a cui dobbiamo soggiacere, di conseguenza anche la filiera di trattamento si strutturerà successivamente per poter accogliere e trattare correttamente questi apparecchi, così con meno difficoltà sicuramente potrà fare la catena che riguarda la fase iniziale, che è quella della raccolta e del trasporto. La direttiva si auspica che ulteriori prodotti in futuro possano entrare, ma non hanno sentito la forza di spingersi oltre. Sappiamo che ci sono una serie di prodotti che sono installazioni fisse, che fondamentalmente sono costituiti esattamente come sono costituiti le altre apparecchiature, ma è per dimensione, per collocazione, soprattutto per soggetti che poi materialmente le trattano sia nell'installazione che nella disinstallazione, non seguono tendenzialmente lo stesso concetto dei RAE, soprattutto quello dei RAE domestici, direi io. La raccolta differenziata, come vi dicevo prima, i canali di raccolta di questi elementi sono poi quelli che la comunità aveva già identificato in passato. Qui sì, ci si spinge leggermente oltre, andando a considerare anche alcune attività che non devono essere più fatte in scambio 1 contro 1, ma in scambio 1 contro 0, in caso di retailers che abbiano determinate caratteristiche. Si tratterà anche qui di vedere come da un'esortazione della comunità si andrà a recepire questa attività. Ovviamente abbiamo in tutta Europa un problema consistente di apparecchiature che vengono rese che non sono apparecchiature integre, cioè sono apparecchiature che sono state private
di alcuni componenti, tendenzialmente quelli che hanno un valore, difficilmente mi porto via qualcosa che non vale, e di conseguenza ci si trova a dover gestire anche queste apparecchiature con grandi difficoltà. In Italia devo dire che questa cosa per le apparecchiature domestiche è stata risolta brillantemente dall'accordo tra ANCE e il centro di coordinamento, dove comunque i sistemi collettivi si fanno carico di qualsiasi tipo di apparecchiatura, indipendentemente dalla sua struttura. Quindi se a un frigorifero mancano dei componenti, se una lavatrice non ha dei componenti, comunque i sistemi collettivi ritirano da chi ha fatto la raccolta di questi componenti qualsiasi cosa e avviano al corretto trattamento. Corretto trattamento che in alcuni casi purtroppo non è il perfetto trattamento come di un'apparecchiatura integra e quantomeno genera anche dei costi in più, soltanto nella gestione dell'handling. Pensate a un tritato di televisori, come capita talvolta che arrivino nei contenitori. La comunità europea insiste in un concetto assolutamente nobile, che è quello del riutilizzo, e quindi diciamo parte di quello che ci ha raccontato Federico applicato anche in Europa, quindi il concetto di base del ho un apparecchio, non lo voglio più utilizzare io, ma l'apparecchio ancora funzionante potrebbe servire a qualcun altro. E quindi riutilizzo è una fase assolutamente importante nella catena, con dei limiti. Per la prima volta abbiamo sentito delle associazioni ambientaliste dire attenzione, forse non vale la pena di recuperare un'apparecchiatura che è in classe G rispetto a quella nuova che potrebbe essere in classe A++, perché il beneficio ambientale complessivo è negativo. Quindi una valutazione complessiva del problema affrontato a 360 gradi, quindi compiutamente, è necessaria anche per valutare questa attività di riutilizzo. E altre idee che sono interessanti è dire, scusate, eBay è riutilizzo, perché effettivamente la vendita di queste apparecchiature prima che diventino rifiuti potrebbe essere classificata come riutilizzo. Sapete bene, forse meglio di me, quanto poi sia difficile materialmente in realtà utilizzare il rifiuto facendolo diventare nuovamente prodotto. Quindi di fatto alcuni elementi devono essere tenuti in considerazione anche nel futuro recepimento della direttiva italiana. Tasso di raccolta. Aveva già svelato Federico quali erano in questo caso i colpevoli, ovvero i nostri obiettivi futuri. Parliamo del 45% delle AE immesse in media rispetto al totale dei 3 anni precedenti, portato quindi dal punto di vista della tempistica al 2016 in prima battuta, successivamente incrementato al 2019 al 65% o all'85% dei RAI generati. Qui è importante partire dal 27% di cui abbiamo parlato precedentemente per capire qual è il percorso che ci troviamo davanti, se, e dico se, vogliamo arrivare a quell'obiettivo, perché se vogliamo arrivarci c'è sicuramente uno sforzo da fare da parte di tutti, da parte di chi fa la raccolta, da parte del legislatore per identificare bene quei canali che abbiamo visto sono stati definiti prima come unclear, quindi non esattamente dichiarati, che sicuramente esistono anche in Italia e all'interno dello Stato italiano dovrebbero essere identificati dalla comunità europea bene per poter poi partecipare complessivamente ai quantitativi obiettivo della raccolta. L'importante è che questi quantitativi poi siano avviati a un corretto trattamento, perché altrimenti non è sufficiente raccogliere. Trattamento che vi dicevo e dovrà essere identificata qualcosa che a livello europeo possa diventare una normativa di riferimento. Ecco, l'Italia da questo punto di vista è nettamente più avanti. Abbiamo, grazie al legislatore che ha obbligato il centro di coordinamento, quindi i sistemi collettivi, a fare un accordo specifico con la associazione di trattamento, di fatto materialmente esistente un accordo con le associazioni dei trattatori, richiesto dei quantitativi minimi di risultato da ottenere, richiesto delle tecnologie minime da adottare, e quindi di fatto noi come Italia ci siamo mossi in questo ambito sicuramente dall'inizio del sistema. Tutto è migliorabile e l'accordo tra i sistemi collettivi, il centro di coordinamento e le associazioni di trattatori non potrà far altro che migliorare quali sono gli standard richiesti per poter ottenere i risultati che ci aspettiamo a livello di comunità europea. Abbiamo degli standard europei di riferimento a cui possiamo adesso attingere, che sono sicuramente per noi di riferimento. Andremo a verificare assieme a tutti i soggetti che ho detto prima se sono sufficienti, sono superiori ai nostri, quindi ci adatteremo, vedremo che percorso fare per andare ad adattarci, oppure sono inferiori e mantenere quindi gli standard che noi attualmente adottiamo. Il finanziamento rimane sostanzialmente inalterato. Oggi quello che c'era come finanziamento è i produttori finanziano la raccolta e la gestione del fine vita. Il legislatore europeo mantiene e anzi ha ripristinato, devo dire che questo ripristinare rispetto a quello che era una previsione di fine, la possibilità
possibilità di applicare la visible fee, quella parte visibile che in molti paesi è stato dimostrato, in Europa è stato dimostrato essere un elemento forte, molto forte, per far sì che il cittadino crei e abbia una coscienza civile che sennò altrimenti diventa particolarmente difficile riuscire a stimolare. Cioè, noi non abbiamo oggi capacità, o non è stata messa in piedi capacità, il soggetto a cui lo Stato aveva dato l'obbligo, quindi i comuni, di fare informazioni sufficienti per raggiungere i cittadini e informare di come si devono trattare queste apparecchiature. Troppe di queste apparecchiature finiscono ancora nella raccolta differenziata, gravano sui costi di gestione della raccolta, sui costi di gestione dello smaltimento e privano la possibilità di avere delle materie prime che si possono ricavare da questi collegi. Quindi non è escluso che, come esiste ancora per alcuni prodotti, anche in futuro, se il legislatore italiano li terrà, il fenomeno della visible fee verrà ripristinato e quindi sarà possibile per il consumatore, una volta che va a acquistare, vedere quanto del denaro che andrà a dare al lato dell'acquisto viene destinato per gestire il fine vita del prodotto nuovo che è andato a acquistare, in relazione almeno allo stato attuale dei prodotti che vengono gestiti come rifiuti. L'ultima nota, un po' dolente, è legata al recepimento. Questo è dolente per il fatto che in passato siamo stati abbastanza lenti a recepire queste normative. E quindi, siccome ci sono degli obiettivi che sono sicuramente sfidanti, è necessario che tutti facciano la loro parte, a partire dal legislatore, che dia degli strumenti chiari e definiti il più velocemente possibile, in modo che tutti i soggetti che si muovono in questo ambito possano poi cominciare a operare esattamente con gli obiettivi che hanno per raggiungere nel 2016 e nel 2019 gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Io. Longoni, perfetto sia nei tempi che nella spiegazione, che penso sia chiarissima, non c'è niente da aggiungere, sono il fatto che è importante, tra quelle cose che hai detto, auspichiamo veramente che il prossimo recepimento, che sia il più rapido possibile, le zone di grigio e quello che è unclear già oggi diventi essenzialmente più chiaro e più gestibile rispetto ad oggi. È importante, per quello che dicevi, come i criteri nuovi e sfidanti che la nuova direttiva pone sul piatto siano appunto sfidanti non solo per una parte del processo, ma per tutti i soggetti del processo di gestione dei RAE, e tutti dovranno fare la loro parte per raggiungere gli obiettivi. Grazie ancora, quindi Fabrizio. Prendo spunto proprio da questo, il fatto che tutti dovranno fare la loro parte, e partiamo da quelli che già oggi hanno la possibilità, ma anche domani saranno forse il primo punto di raccolta, di contatto con il cliente o utente, anzi chiamiamolo cliente, che ha in mano la sua apparecchiatura elettronica che ha già deciso di essere rifiuto. Quindi chiamerei l'ingegner Dezio, qui da noi, che oggi rappresenta, innanzitutto, il direttore generale di Ecolite e partner del progetto Life Dentistry, che oggi ospita, che ci ha ospitato in questo punto, e con lui, anzi, gli lancerei due o tre domande per fare proprio due chiacchiere. E uno, essenzialmente, oggi quali sono secondo lui gli obblighi e i punti di forza e i punti di debolezza che è già anche la nuova direttiva, quindi a partire da quello che c'è oggi e domani, impattano sulla distribuzione, in quanto, non so se sapete, ma il consorzio Ecolite, altri suoi associati, un grandissimo, per dir poco, numero dei soggetti di piccoli e grandi, anzi e una grande distribuzione organizzata, come eventualmente si dovranno organizzare per fare questo e essenzialmente se ci saranno più gravi, aggravi o sgravi burocratici e come secondo lui potrebbe diventare operativo e cosa oggi è già operativo dal punto di vista della distribuzione. Grazie. È una domanda non facile. La risposta non è facile, anche perché qui vedo Davide Rossi che rappresenta un'importante realtà della distribuzione, no? Che potrebbe tranquillamente è vero che Ecolite aderiscono un importante numero di realtà della grande distribuzione, ma però questo non fa né di Ecolite né tantomeno di me il rappresentante della grande distribuzione, sono altre le persone. Qui era previsto l'intervento di in rappresentanza della grande distribuzione o della distribuzione moderna di Marco Pagani. Marco Pagani non è potuto venire, Marco Pagani è
casualmente anche vicepresidente di Ecolai, di conseguenza ci siamo confrontati con lui, no? Mi sono confrontato con lui. Sì, la nuova direttiva effettivamente dice che dall'obbligo che oggi ha la grande distribuzione dell'uno contro uno, vale a dire la, all'atto del, dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica ed elettronica, il consumatore può conferire al punto vendita, senza che questo si possa rifiutare, l'apparecchiatura in sostituzione, vale a dire quella usata. Faccio un esempio, acquisto un frigorifero, mi porto il mio frigorifero vecchio al punto vendita, il punto vendita non può rifiutarsi di prenderlo. Questo vale non solo per il frigorifero, vale per il ferro da stiro, vale per il forno microonde, vale per tutte quelle che sono le apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche. La direttiva, la nuova direttiva che sarà recepita nei tempi in cui, e ci auguriamo all'estero siano tali, in cui accennava poco fa Fabrizio Longoni, ok, parla di uno contro zero. Cos'è questo uno contro zero? Oggi lascio un prodotto vecchio a fronte dell'acquisto di un prodotto nuovo, domani no, vado e lascio un prodotto vecchio. No? La distribuzione sarà disponibile, a parte che è un discorso che si è appena... la distribuzione, tanto per cominciare, fa anche un distinguo. Saranno obbligati a rispettare, qualora venisse recepito nell'ordinamento giuridico nazionale, il concetto che viene chiamato uno contro zero, sono esattamente quelle attività con un'area, una superficie di 400 metri quadrati. Quelli sotto, no. Quale sarà l'elemento che porterà la distribuzione a supportare con favore o a cercare di, fra virgolette, contrastare l'introduzione di questa norma? La burocrazia. Non possiamo dimenticarci che la distribuzione fa un altro mestiere, non può diventare una succursale dell'isola ecologica. Di conseguenza oggi già la distribuzione è coinvolta e sta rispondendo in maniera egregia nel discorso della raccolta, del recupero delle pile, delle piccole pile, ok? Però quello è un discorso dove non c'è burocrazia, non è come oggi con l'uno contro uno che ci sono tutta una è semplificata la procedura, ma nella sua semplificazione resta comunque sempre un... troppo burocratizzata, il modulo per e l'altro modulo per il conferimento di qui. Insomma, se il legislatore capirà che per poter favorire, cosa che è assolutamente indispensabile, l'aumento della raccolta, soprattutto delle piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, no, che il canale è la distribuzione. Però la distribuzione, alla quale io sono quasi certo aderirà con favore a questa iniziativa, ripetere, non può essere come posso dire richiesta di esercitare mille pratiche per poter dare questo servizio al cittadino. D'altronde, signore, parliamoci chiaro, chi di noi quando si trova ad avere fra le mani una lampadina magari bruciata piuttosto che a un piccolo una piccolissima apparecchiatura elettrotecnica elettronica la va a conferire all'isola ecologica, che sta magari qualche chilometro distante da casa sua, no? Se io dovessi dire a mia moglie vai a portare la lampadina all'isola ecologica, mia moglie mi mette a scopare il mare, tanto per essere... Di conseguenza è quello il punto. L'uno contro uno, alcuni dicono che non funziona, altri dicono che funziona, ha molte critiche, no? Si possono criticare molte cose, soprattutto l'aspetto burocratico, no? Ok? Noi come Colai, come consorzio, abbiamo dato riteniamo di aver dato un importante servizio alla distribuzione proprio per facilitare questo compito che la legislazione nazionale richiede. Okay? Ci auguriamo che anche l'uno contro zero possa iniziare, però le condizioni sono queste. Questa, così rispondo anche a questa domanda di Paoli, no? Okay?
stata una delle ragioni, no, che al di là del piacere di essere di sentirci chiedere da ERA la nostra adesione al progetto LIFE, al progetto Identity UE europeo, no, okay, è stato proprio quello di dare il nostro contributo, no, okay, fattivo a incrementare la raccolta delle piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso la realizzazione di questi contenitori che verranno messi nelle, non solo nelle piazze ma anche all'interno degli spazi commerciali superiori ai 400 metri quadrati. Perfetto, io ringrazio Giancarlo e ti chiedo solo 3 secondi, una battuta, se secondo te comunque nel ricevimento della nuova direttiva, nel rapporto con la distribuzione, anche per i consorzi come voi, già oggi in realtà fate dei servizi con la distribuzione, anche per domani vedi il ruolo anche dei consorzi di affiancamento a questo 1-0 o nel servizio alla distribuzione? Perché nascono i consorzi? Perché è nato il sistema consortile? No? Lo dice la legge stessa. Per la raccolta, il recupero e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il nostro ruolo diventa sempre più importante, con più apparecchiature elettrotecniche elettroniche dobbiamo ritirare dal mercato, dalle isole ecologiche, no? Okay? E come giustamente ricordava Magallini, no? Okay? Mandare ad un processo di smaltimento che sia compatibile e con l'ambiente e con le leggi nazionali. Grazie Giancarlo, ringraziamo ancora per il suo intervento ultra chiaro e interessante. Allora, andiamo oggi a ancora immediatamente a monte del processo del retailer, quindi del punto vendita, perlomeno per come è pensata la direttiva. Quindi adesso andiamo su il ruolo dei comuni. Il ruolo dei comuni che oggi è rappresentato da 2 soggetti, uno che squisitamente, tra virgolette, pubblico, e ringrazio per la sua presenza, quindi ANCI, in questo caso tramite ANCI per l'Energia e Ambiente, il dottor Davide Donadio, che ringrazio, che è responsabile di tutti i progetti RAE, quindi anche dal punto di vista tecnico, per ANCI e ANCI dell'Energia e Ambiente su questa tipologia di rifiuti. Quindi diciamo il maggiore esperto sul lato istituzionale. Oggi chiedo essenzialmente a Davide di farci di dire 2 parole sul eventualmente il ruolo, cioè quantomeno cosa la nuova direttiva, la posizione di ANCI, cosa ANCI vede, cosa su cosa ANCI e ANCI tecnicamente vedono il vero supporto e il ruolo dei comuni. E poi chiederò a Davide, perché so che oggi sta realizzando in ANCI per alcuni studi, di fare un po' attimo il punto per farci pensare un po' oltre a qualcosa che magari di primo acchito non sembra, ed è la micro raccolta di questi tipologie di rifiuti, però oggi in Italia è un concetto comunque innovativo e domani sarà un concetto molto probabilmente e uno strumento, io credo e noi crediamo, necessario per raggiungere gli obiettivi della nuova normativa europea. Grazie. Grazie a te Paolo per l'invito innanzitutto e anche per le parole con cui mi hai introdotto. Sono messo l'orologio qui così sarò, non so se veloce quanto Giancarlo Dezio che è stato veramente mennea. Spero di avvicinarmi a Fabrizio Longoni che insomma di gamba più lunga. Allora, sulla nuova direttiva, penso che quello che abbia raccontato il Daniele Longoni sia assolutamente esaustivo. Sappiamo che sostanzialmente la nuova direttiva porta al paese, all'Italia, all'Europa in generale, a tutti i paesi dell'Unione Europea, un obiettivo molto più alto. Federico Magallini ci diceva, oggi dalle sue analisi intercettiamo sostanzialmente il 27% di quello che è messo sul mercato. Dobbiamo fare il doppio in pochi anni. E questo è un tema. L'altro tema, Paoli introduceva, è che cosa possiamo fare per raccogliere più RAE. Da un lato abbiamo visto anche Federico Magalini diceva, e anche Longoni, la stessa direttiva lo auspica, portiamo in luce dei flussi che oggi sono il grigio, cioè c'è un
settore, non necessariamente informale, ma un settore che non rientra attualmente nel sistema, diciamo, che fa capo quello disegnato dal 151, e che può essere messo in luce. Se questi rifiuti sono trattati dal punto di vista ambientale in modo adeguato, sono flussi che vanno valorizzati dal punto di vista dei dati, no? Anche per capire. La vera questione è che evidentemente innanzitutto non sappiamo quanti RAE, con quanti RAE potremo avere a che fare, con quanti RAE abbiamo a che fare. E quindi si pone una prima questione a mio avviso, cioè come siamo messi rispetto all'obiettivo e come siamo messi rispetto quindi a flussi molto più ampi. Oggi siamo messi, diciamo così, così così, nel senso che questa immagine che ho preso alle presentazioni dell'ultimo WeForum che si è stato a Londra la settimana scorsa, vede l'Italia sta proprio sulla parte bassa, subito sopra la linea di galleggiamento. Io quando vado in barca a vela vedo la, dove c'è quella linea lì, la barca giusto bagna lì, dico fammi andare a vedere questa barca come sta. Ecco, l'Italia richiede questa riflessione. Vediamo come siamo messi. L'Italia ha dei punti di forza indubbi e sono stati anche prima raccontati. Innanzitutto un sistema ben organizzato sul fronte della rappresentanza e dell'organizzazione dei produttori, ma anche un sistema che ha una adeguata rappresentanza per quanto riguarda i comuni e i soggetti gestori, perché l'ANCI e Federambiente hanno da tempo siglato un accordo che peraltro da poco è stato oggetto di importantissime modifiche con il centro di coordinamento RAI, quindi con i produttori, per cercare di per regolare l'attività operativa. Questo non accade in tutti i paesi, va detto. In altri paesi è lo Stato, diciamo così, che svolge questo ruolo in modo più forte. Da noi ci siamo auto-organizzati. E quindi, questo è un po' quello che diceva Federico Magalini, in Africa le persone che si auto-organizzano, anche noi lo facciamo e penso anche bene. Come siamo messi? Quindi, per capire questo obiettivo di, diciamo così, almeno 7,5-8 kg nel breve periodo e poi di più ancora nel medio lungo, neanche lungo, nel medio periodo, insomma così. Dobbiamo capire oggi come siamo, cioè la nostra struttura di raccolta di oggi, quella che abbiamo oggi, è adeguata? Cosa può fare? Cosa non può fare? Quali sono i suoi limiti? Attualmente il nocciolo duro del sistema di raccolta italiano è costituito dai centri di raccolta comunale, cioè le isole ecologiche, anche chiamiamoli centri di raccolta comunale in senso lato, sono anche impianti, sono alcune cose piccolissime, le riciclerie, altre molto più grosse, quasi industriali, realtà diverse, dove in ogni caso o il cittadino o i mezzi del gestore possono accedere e portare i dati. E poi ci sono 80 luoghi di raggruppamento della distribuzione che sono delle realtà invece più grosse per definizione che servono da snodo logistico importante per i punti vendita e per i distributori. Questa rete di raccolta, a mio avviso, ma questo non so a mio avviso, ma sono anni che sono lavorando in questo campo, è inadeguata a fare quello che io chiamo il grande balzo in avanti. Perché? Innanzitutto per come è distribuita. 40% dei comuni non ha centri di raccolta. 40% dei comuni, in Italia 8.092 comuni, oltre 5.700 hanno meno di 5.000 abitanti, poco male. Il problema, 17 milioni di abitanti non possono conferire RAE ai centri di raccolta comunale. Primo punto. Molte grandi città hanno dotazioni insufficienti. L'Unione Europea raccomanda, diciamo come un numero che è importante ricordarsi anche facile, un centro di raccolta ogni 20.000 abitanti. Siamo molto lontani da tante grandi. Ravenna mi sembra che ha 8-9 centri di raccolta, Bari ne ha uno, Palermo ne ha uno. Beh, è dura raccogliere tanti RAE, è dura fare sensibilizzazione quando, come diceva Giancarlo Dezio, io dico a mia moglie, ma mi metto in macchina, devo buttare due lampadine, e un vecchio caricabatterie, sto mouse che non funziona più e sto computer che proprio non lo posso più vedere, già da 25 anni, ti fai 11 km di traffico. Allora bisogna avvicinare evidentemente il cittadino, il punto, diciamo, di dove si dispa del rifiuto. E qui entra in gioco il discorso della microraccolta. Il sud è il vero buco nero, nonostante un'enorme crescita della raccolta,
numero di comuni da dirigenti raccolti in termini percentuali e la raccolta pro capite proprio è lineare la raccolta, cioè più c'è prossimità, più c'è capillarità, maggiore la raccolta, quindi il nord-est raccoglie di più, il nord-ovest raccoglie molto, il centro abbastanza, il sud poco. Questa è una mappa che rappresenta in verde i centri raccolti esistenti, in giallo i centri raccolti esistenti che non hanno dato la disponibilità alla distribuzione di prendere i REL 1 contro 1, e in bianco i centri raccolti che non ci sono. Beh, vedete, a parte l'Appennino, Molise, Abruzzo, vedete, è un pezzo di Marche qui, non posso insomma indicarlo, ma insomma, avete presente in Marche, il Lazio, anche la zona interna, pochi abitanti, ma la Calabria non ha pochi abitanti, la Sicilia, guardate tutta la provincia di Messina, tutto l'interno, parla di comuni enormi, anche la Sardegna, anche alcune zone, tutto sommato del Piemonte, sono abbastanza sicuramente. Ovviamente sì, come dire, si fa di necessità virtù. Come si confronta quando la situazione è questa? Vediamo solo questi numeri, quelli che vi dicevo prima, ma cioè, vedete com'è, è diverso, no? Cioè, nel nord-est, 2/3 dei comuni sostanzialmente ha un'isola collegata, nel sud 1900 comuni senza, cioè siamo quasi a livello, se dovesse essere un diritto, di diritto negato. Allora bisogna raccogliere in altri modi. Come li raccolgono in Italia i RAE? E qui veniamo al secondo punto. Questo è un'analisi che abbiamo fatto. Ah, chiedo scusa, i dati che vi ho illustrato prima sono stati forniti dal centro di coordinamento RAE che abbiamo elaborato. Questi invece sono dati che abbiamo, sono estrapolati da uno studio che abbiamo fatto 2 anni fa, no, un anno e mezzo, presentato un anno fa Ecomondo veramente. Abbiamo studiato i modelli di raccolta, era nell'ambito di uno studio più ampio sul problema della cannibalizzazione, volevamo capire se c'è un rapporto tra la qualità dei RAE che arrivano agli impianti di trattamento e il modo in cui si raccolgono. Tutto sommato anche una domanda ovvia. Certo che c'è. Beh, i RAE si raccolgono così. Il principale strumento di raccolta sono i centri di raccolta stessi. E quindi è ovvio che al nord si raccoglie di più, perché ce ne sono di più, ce ne hanno più comuni, più sono popolosi i comuni, più centri di raccolta ci sono. 69% del totale dei RAE raccolti nel nord si raccolgono così, è il cittadino che li porta, quindi basso costo per il gestore, si può fare perché sono vicini. Il litigio a domicilio invece è lo strumento prevalente di raccolta nel centro e nel mezzogiorno. Perché? Perché sono pochi centri di raccolta, no, sono insufficienti, diciamo così. In molte zone non ci sono, quindi i comuni si consorziano. Questo è il modello per esempio del Piemonte. Il Piemonte ha 1200 comuni, solo il 20% dei comuni è un centro di raccolta. Come fai in quei comuni? C'è il camion, chiami, viene a domicilio. Problema, così si raccolgono soltanto i grandi bianchi, R1, R2, un po' di R3, i vecchi di Google. Come si chiama? La... Con tubo catodico pesano 58 kg, quello di mia nonna, quando è caduto addosso mia nonna l'ha recuperato. Una importante e molto cara diciamo, modalità di fatto, fonte di RAE, è la raccolta degli abbandonati. Gli abbandonati sono essi stesso frutto della carenza di centri di raccolta in parte, e in parte del grigio, no? Perché poi gli abbandonati sono 100% cannibalizzati. Però nel sud è molto importante, ma è ovvio, perché il primo centro di raccolta ce l'hai a 25 km. Non ti hanno neanche detto che è un RAE che è pericoloso, che non si taglia la serpentina, eccetera. L'uno contro uno, questi sono dati originati da dichiarazioni dei comuni, diciamo dei gestori, studio a campione, 11-12% per R1 e R2, meno del 10% per gli altri occupamenti. Mi sembra verosimile, perché difficilmente quando va a comprare una lampadina porta la lampadina al negoziante, anche perché il suo proprio negoziante gli fa dire, no, un modulo, eccetera. Quindi dicevo, queste modalità nel sud, ritiro a domicilio e raccolta di abbandonati, fanno il 57% della raccolta del mezzogiorno. Ecco che il mezzogiorno, buco nero nella raccolta RAE, 2,77 più o meno, sotto una media di 4, il nord oltre i 5, raccoglie poco, perché i modelli di raccolta sono inadeguati, perché i centri di raccolta sono pochi. Che fare? Quanti centri di raccolta servono? Migliaia, i soldi dove si prendono sono milioni di euro, peraltro non sa perché i centri di raccolta al sud costano tantissimo. Sempre espropri da fare, non si riesce mai a trovare un'area che si riesce a riciclare. Un altro dei problemi di questo modello di raccolta, questi modelli di raccolta che sono necessari evidentemente, è che la qualità
osservata, cioè, una rappresentazione altissima, anche il nord-est, devo dire. E le sorgenti luminose non sono per niente raccolte e quasi i piccoli elettrodomestici allo stesso modo. E veniamo appunto ai piccoli RAE, perché è un tema, secondo me, nella nuova direttiva è centrale ed è un tema su cui oggi c'è moltissimo interesse, per vari motivi. Uno di questi è che si tratta di della tipologia di RAE che contiene, offre maggiori opportunità dal punto di vista del recupero, terre rare, metalli, eccetera. Alcuni dicono, vabbè, lo sai che ci sono quelli che sono innamorati di questa tema, io devo dare. È tornato Giancarlo Dezio, signori. Risparmio. Comunque i cinesi se li comprano, se voi avete un cellulare di francese, se lo comprano. Un giorno mi hanno chiamato in ufficio chiedendo se noi potevamo aiutarli a comprare i RAE nei sistemi collettivi. Allora, R4 è circa il 40% in peso di tutte le apparecchiature elettriche immesse sul mercato, dati 2010. Nel 2011 il tasso di intercettazione, quindi il peso di R4 che è stato raccolto e trattato, secondo tutti i crisi, dal sistema che fa disegnato al 151, è solo il 12%. Okay? Ed è il, mi pare, 15,33%, sì, del totale dei RAE in peso trattati in Italia. Evidentemente c'è un enorme serbatoio di questi rifiuti che non viene intercettato, un po' perché non c'è dove buttarli, un po' perché non c'è informazione, un po' perché molti rimangono nelle case, e su questo lo studio che sta facendo la United Nations University ci aiuterà a capire meglio che ne fanno questi RAE. In ogni caso in Italia ne raccogliamo 665 grammi a persona l'anno, cioè praticamente un vecchio cellulare l'anno e il carico a batteria e forse poco altro. È evidente che ce n'è molti, ma molti, molti di più. R5 è il raggruppamento che cresce di più, ma vedo l'accennamento a 0,37% del totale dei RAE in termini di peso, tasso di intercettazione del 13%, 16 grammi abitante. Io chiamo piccoli RAE. Non è correttissimo, diciamo così, però questi piccoli elettrodomestici, diciamo così, e le sorgenti luminose. Quali sono alcune delle criticità della raccolta dei PAID? Qui ho fatto una sintesi velocissima. Il primo problema è un campo in cui tu devi avere, come nella raccolta differenziata dei RUP, cioè i rifiuti pericolosi, vernici, solventi, spray, o anche le pile, i farmaci scaduti, eccetera, devi cambiare le abitudini dei consumatori. Il frigo non ci vuole molto a raccoglierlo, perché nessuno vuole un frigo in casa e non lo può buttare nel cassonetto, lo può lasciare vicino al cassonetto, ma c'è quella cosa che si chiama controllo sociale, che è stata studiata un po' di tempo fa, che insomma in tante zone d'Italia non te la senti di farlo, in altre sì, perché lo fanno tutti. Però è un problema cambiare le abitudini dei consumatori. Cambiare le abitudini non è sufficiente informare. Questo è un aspetto, la consapevolezza. C'è un altro aspetto che si chiama la convenienza. È stato sperimentato in moltissimi paesi che in realtà con una sorta di vuoto a rendere, per esempio il cellulare, o con quelli che poi banalmente sono gli sconti in tariffa che possono fare le nostre aziende, si ha, di questi tempi quasi tutto, un incentivo alla raccolta. E poi c'è un terzo problema, che io chiamo la fiducia, e cioè è necessario che il consumatore, e qui entra il discorso della visible fee che diceva Fabrizio Lomboni prima, centrale a mio avviso. Se io consumatore vedo sullo scontrino, e anzi me lo dovrebbero dire, e me lo dovrebbero dire più di una volta, attenzione, stai pagando 5 euro in più, perché poi dopo questo computer 10 euro sarà trattato adeguatamente da un impianto. Se vuoi saperne di più, vai su questo sito, metti il tu. Inventiamoci una roba che permetta a questo signore di levarsi lo specializzato che fine fa il suo popolo. Inventiamoci un altro, qui il suo opolo diventa il doppio, e ne ridiamo la metà quando conferisci il doppio. Give it back. Quindi la tracciabilità dei rifiuti lungo la filiera, trasparenza della filiera, a mio avviso, ma insomma a mio avviso io non mi invento nulla, leggo, è un aspetto importante. E poi ovviamente, lo diceva Magalini, assicuriamoci che si
Un altro aspetto chiave è quello della collaborazione, qui vengo, mi collego un po' a quello che c'è Giancarlo adesso, alla collaborazione tra anzi, la sinergia necessaria tra i cittadini consumatori e da una parte e dall'altro comuni gestori e la distribuzione. E qui vengo quindi alla parte conclusiva, la micro raccolta. Cos'è la micro raccolta? Che si chiama micro raccolta? Micro perché non si raccolgono grandi quantità in un punto, è il contrario di isola ecologica. Centro raccolta comunale è un posto dove si gestiscono in un anno anche 800 tonnellate. Centro raccolta, pensate, il 40% dei centri raccolti italiani, 35% raccoglie oltre 50 tonnellate l'anno. Raccoglieva l'anno scorso 50 tonnellate, sono pochissime 50 tonnellate, se vedete davanti, è un bel po' di roba, ecco, insomma, soprattutto se sono cose piccole, magari è tanta roba. Il concetto è un altro, il concetto è di avvicinare il più possibile il punto in cui il cittadino, il consumatore, deve lasciare il rifiuto, appunto, alle sue abitudini, quindi consentiti di incontrare dei luoghi dove può gettarli. A mio, quello che diceva Giancarlo Dezio sulle pile, secondo me è molto interessante. L'uno contro comunitaria in gran parte è fallito perché è stata messa una burocrazia che avrebbe ammazzato pure un bisonte, un bufalo americano. No, nel senso che è impossibile compilare modulo di le copia e fargli avere l'archivio, il registro, il carico e scarico, eccetera, per la volta, quando mai stai portando tre cellulari in un negozietto, sotto casa mia vende tre cellulari a settimana, chiude il negozio e va al centro di raccolta una. Allora, la micro raccolta secondo me dovrebbe svolgere una, e può svolgere una triple funzione, vediamo poi rapidamente delle esperienze che sono state fatte. La triple funzione è questa: uno, diceva Paolo Palli, servizi di qualità al cittadino. Io non devo fargli fare 10 km al cittadino. Secondo, devo avvicinare gli utenti, quindi devo avvicinarli. Terzo, avvicinarli non solo dal punto di vista fisico, cioè io non devo fare 10 km, ma avvicinarli anche dal punto di vista simbolico. Io vengo incontro a te. E poi, quindi rendo la raccolta più facile, e poi ti informo. Ecco, secondo me la micro raccolta ha un'eccezionale potenzialità dal punto di vista informativo. E c'è una cosa che non è, secondo me, addirittura all'estero non l'ho trovata così valorizzata quanto un'esperienza italiana, e cioè la micro raccolta, una volta che sei partito, prendici gusto, attaccaci tutto vicino, cioè crea dei posti dove devo buttare, è come l'isola ecologica in piccolo, ma di quella roba lì che se no la butti nel cestino, i farmaci, le pile, le lampadine, i RAE. In Francia l'inchiostro delle stampanti. Poi a quel punto puoi organizzare bene la filiera. A quel punto puoi fare un discorso con la distribuzione, come immagino farete voi con questi contenitori, che è una cosa che già fanno i comuni. I comuni, lo vedete, danno alla distribuzione dei contenitori per fare la raccolta differenziata. Quel contenitore lì non è della distribuzione, è del comune, e siccome la distribuzione si leva un pezzetto di superficie, gli fa uno sconto in tariffa. Il vantaggio è che il comune fa una campagna informativa a costo zero, perché io passo lì tutte le volte e vedo sto pannello, butta qui due RAE, i rifiuti elettronici buttali qui, e poi vi faccio vedere. Francia. La Francia sta, ma è partita un po' dopo noi se non sbaglio, ma sta oltre un po' prima di noi, comunque sta oltre 7 kg però. È un paese un po' più grande di noi, ha 10.900 comuni, piccoli come i nostri, anzi mediamente ancora peggio. Tanti comuni isolati, però ha una rete di distribuzione organizzata notevole. A meno le decette lì, cioè i vostri soggetti di rifiuti in Francia fanno schifo, peggio le nostre isole ecologiche, molto brutti, cioè pessima pubblicità, ma i francesi non sono, però non c'è nessun francese qui, il massimo è di gente, diciamo così. E i francesi vanno bene, sono meno delle nostre, cioè noi abbiamo più centri raccolta comunale iscritti al CTC di quanto centri raccolta comunale francesi iscritti ai loro sistemi collettivi, ma hanno un altro punto, hanno la distribuzione che raccoglie il 40% di tutti i RAE in Francia, e questo è uno degli strumenti. In Francia sono le stesse norme che da noi, l'uno contro uno, in modo volontario il distributore si iscrive sul sito online senza carte, non c'è niente, l'ho fatto ieri sera, ti iscrivi, dici dove stai, ti contattano e ti portano questo accrocco. Qui io riciclo, è personalizzabile, puoi decidere di mettere, si fanno l'analisi, ti chiamano, le quantitative, le superfici, il tipo di catena, eccetera. Personalizzabile ci puoi mettere i, no,
personalizzabile, invece ha quattro sportellini, però si possono variare, e loro già fanno i cellulari a parte. Perché? Perché la raccolta dei cellulari non la fa il sistema collettivo, diciamo, è affidata a un consorzio, a un soggetto del terzo settore, il Maus, se non sbaglio, che si occupa poi di recuperarli, quindi si possono recuperare, perché molte volte si buttano i cellulari. In tutta la Francia, cioè unico per tutta la Francia. Cosa? Il Maus per tutta la Francia. Questo, allora, questo è lo strumento che utilizza Ecosystem, che è uno dei quattro servizi francesi. E Maus è il soggetto a cui Ecosystem ha affidato il ritiro dei cellulari lasciati in questi accrocchi, sì, senza neanche altri. Sono tre le associazioni. Infatti, è per zone. Però ecco, questo è un aspetto che è il discorso dell'utilizzo. Cioè, ci sono altre problematiche, bisogna capire come farlo, eccetera. Però anche quello che diceva Federico Magalini prima, il caricabatteria da noi è quello che vale di meno, il cellulare, in Africa è quello che vale di più. Forse non è il caso di utilizzarlo. Cioè, tu sei innamorato del sistema francese? No. Io innamorato, se non lo so, di mia moglie. Poi di un sistema non sarei, non potrei mai innamorarsi. E in Italia? Siamo pragmatici e non conosciamo l'amore. Bravi. Ti dico in privato quello che ti potrei dire. In Italia, e questo così concludo, c'è un'esperienza interessante, si chiama Ecotappa, mi piace per questo, che è fatta a Firenze e dintorni dal gestore del servizio pubblico, e che raccoglie bombolette spray, quello che dicevo prima, i RUP, cartucce del toner, piccoli elettrodomestici, pile esauste, farmaci scaduti, oli vegetali. Gli oli vegetali non dovunque. L'Ecotappa ormai ha circa 500 punti. Che cos'è l'Ecotappa? Questo è fatto dall'Ecolamento Comunale, che ve lo leggo, perché quando l'ho raccontato a tutti i sindaci, cioè, ma io come faccio a mettere nell'androne, era un sindaco di Salerno, del comune 4 bidoni? Luoghi pertinenziali di utenze private convenzionate con il gestore, luoghi attrezzati con appositi adeguati contenitori per il conferimento differenziato da parte di utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti che non sono conferibili al normale sistema di raccolta. Punto. Frasetta, lo può fare qualsiasi comune. Con questo sistema qui, questi signori non. Lui ci ha spiegato in un seminario fatto l'anno scorso. Io non raccolgo tonnellate, 71 tonnellate in un anno, cioè non è che raccolgo enormi quantità, ma mi serve per un altro motivo, che il cittadino, siccome vede questa cosa scritta si buttano qui, si buttano qui, non lo butta più nel cassonetto, perché ha capito, è quello che dicevo prima, la valenza informativa, e non solo i RAE, ma tutta un'altra serie di rifiuti. Questa non è una sinergia importante. Quadrifoglio si deve comprare da solo questi contenitori, siccome ne ha pochi, lo spellano. Ecosistemi in Francia ne ha installati 5.000 in un anno, se ho ben capito, e quindi un ben alto costo. Secondo me questa è una frontiera interessante su cui ragionare. Vi ringrazio. Grazie Davide, perché il punto è un punto di vista importante e bellissimo, cioè fondamentali due concetti che ha detto, che ha rimarcato più volte, cioè cambiare le abitudini del cittadino e avvicinare la raccolta al cliente aumentandone la qualità. Sottolineo anche proprio il concetto finale, perché è giusto quello che diceva Davide, e la microraccolta molto probabilmente sarà la frontiera da esplorare oggi e nel prossimo futuro, anche e soprattutto in Italia. E come diceva giustamente Davide, sarà importante capire quali possono essere anche con il comune le economie di scala per realizzarlo, perché chiaramente micro raccolta presuppone una sostenibilità economica oggi non garantita per bassi volumi, ma domani assolutamente da esplorare, e partiamo con questo progetto e sono già partiti gestori come noi, come Quadrifoglio in Italia e all'estero. La vera difficoltà sarà trovarne qualche economia, non solo in termini economici, anche nella parte logistica, nell'organizzazione ambientale di questa gestione, in quanto chiaramente, come potete immaginare, si trasportano basse quantità su tanti punti. Quindi è a maggior ragione ancora da esplorare, e ancora maggiore sarà la risposta dell'utente in termini di importanza. Paolo, una cosa solo volevo aggiungere, che l'ho veramente dimenticato di dirlo, sì. Una cosa, solo questo.
primi di ottobre partiamo con un più a modo più approfondito con un'analisi sul tema della microraccolta. Perché? Perché il comitato guida ha deciso di fare un'iniziativa di comunicazione su cui coinvolgere le scuole sul tema della sensibilizzazione e ha deciso anche il comitato di accoppiare il tema della sensibilizzazione a, facendo fare un'esperienza pratica ai ragazzi, perché è rivolta alle scuole, quindi anche un'esperienza di raccolta nelle scuole. Quello sarà un po', potrebbe essere un po' un banco di prova per capire quali sono le criticità, come si fanno a evitare, fare anche una sorta di manuale, ma anche vedere quanto si raccoglie. Ripeto, non sono le centinaia di tonnellate, ma è lo strumento che, se accoppiato con altri progetti di rifiuti, può determinare diciamo dei risultati interessanti. Ripeto, non in termini di raccolta, ma in termini di strumento all'interno delle politiche di gestione dei rifiuti a livello urbano e di rapporto con l'utenza. Questo mi sembrava importante dirlo, perché poi avete deciso. Ok, grazie ancora Davide. Adesso gli ultimi due interventi, siamo in perfetto orario e c'è anche forse spazio per qualcosa, per un confronto, anche ci sarà spazio. E lascio la parola adesso all'altra faccia, che poi non è l'altra faccia, è la stessa faccia dei servizi pubblici locali di gestione dei rifiuti, e in particolare lascio la parola al dottor Roberto Caggiano, che ringrazio di essere venuto qua e che è dirigente tecnico di Federambiente, l'associazione pubblica delle aziende che gestiscono i servizi pubblici locali, in particolare la gestione dei rifiuti, quindi a cui era stessa associata, che anche, non è scontato, membro di Municipal Waste Europe, che diciamo, se posso semplificare Roberto, la Federambiente Europea, una delle Federambiente Europee. E l'Unione, l'associazione esatto, delle Federambiente Europee, esatto, e in Europa. E quindi a lui lascerei proprio... Hai detto che ha dato patrocinio... Ah, io ero, che non è scontato, e ha dato patrocinio anche a questo progetto. Esatto. A lui lascerei essenzialmente questa domanda, penso che, vabbè, chiaramente la domanda di rito potrebbe essere come si pone Federambiente e le proprie aziende nel rispetto dei nuovi obiettivi di questa nuova direttiva, ma lascio un pochino più aperta la domanda, nel senso che quale Roberto, che appunto ha una visione non solo italiana ma anche europea delle aziende pubbliche su questa nuova direttiva, quali punti critici, quali punti aperti e quali opportunità magari vede al suo interno? Bene, buon pomeriggio a tutti e grazie per questo invito. Non avevo mai partecipato a questa iniziativa alla Ravenna, ne avevo sentito parlare e da quel poco che ho potuto vedere oggi, diciamo che l'impressione che fa va al di là di quello che avevo raccontato, quindi complimenti agli organizzatori. Di iniziative ce ne sono tante, questo mi sembra che proprio il concept che è stato utilizzato al di là del convegno di oggi, mi sembra che sia a tutto campo e spero di avere almeno un paio d'ore per girare e per vedere il resto. Grazie ovviamente a ERA per questo invito e l'ho accolto volentieri in quanto seguivo sin dall'inizio questa iniziativa di Dentis e mi è sembrata subito una cosa molto interessante. Ho il privilegio, come diceva Paolo prima, di essere vicepresidente di Municipal Waste Europe, che tratta molti argomenti, compreso il resto dei RAI. Ricordo che nel 2010 abbiamo partecipato insieme io e Paolo a un seminario specifico su questo, è stata un'occasione interessante per fare un confronto, diciamo dal punto di vista dei gestori pubblici ovviamente, e abbiamo imparato tante cose, poi negli anni ne abbiamo imparate tante altre, sono diciamo reduce dal WeForum che si è tenuto a Londra, al quale sono stato cortesemente invitato da alcuni dei sistemi collettivi, è stata un'ulteriore occasione diciamo, per verificare alcune cose che sappiamo e altre ne abbiamo imparate, come sempre accade. Questo perché, lo dico, perché l'evoluzione, ed è stato dimostrato dalle relazioni che mi hanno preceduto, soprattutto quella di Federico Magallini, in questo settore dei RAE, ma credo che non bisogna dimenticare, e lo faceva ben vedere le relazioni di Donatio, tutto quello che
viene dal consumatore, quindi tutto quello che è domestico. Oggi come oggi ancora delle norme che ci sono è competenza dei comuni, e l'esperienza della Costituzione, del centro di coordinamento RAI e dell'accordo di programma che l'ANCI sottoscrive, abbiamo cominciato credo nel 2008, ci ha fatto imparare che molto già esisteva sul campo, in quanto ovviamente c'era la responsabilità dei comuni e delle aziende delegate, che sono quelle, diciamo, principalmente sono quelle associate a Federambiente, che già svolgevano un servizio ovviamente, e nel momento in cui si è recepita la direttiva, si è attuata la direttiva con il decreto 151 e gli altri, abbiamo scoperto reciprocamente che c'erano dei ruoli nuovi o che bisognava svolgere in maniera differente. E quindi, insomma, in sintesi voglio dire, per questa prima parte del mio intervento, che oggi stiamo imparando ancora una cosa in più. E questo progetto LIFE, di cui appunto è stato promotore e che ha avuto un'adesione come patrocinatore sia da parte di Federambiente che Ministero West Europe, credo che, oltre che augurare il successo, come è ovvio, credo che stimolerà nuove sensibilità, e mi auguro che una volta che la sperimentazione sarà portata a buon fine possa anche essere diffusa, perché tutti quanti ricordiamo il terrore con cui scoprimmo il momento in cui il SISTRI si poteva applicare anche a questo settore qui. Ecco, SISTRI adesso pare che sia in sonno, come si dice, ma non mi fido, e vedremo, speriamo. Però avere un'arma di riserva, no, per contrapporre, noi possiamo tracciare senza il SISTRI, forse potrebbe essere interessante. Ecco, io, chi mi conosce lo sa, non riesco a fare interventi formali e tranquilli, quindi sarò molto molto polemico. La prima cosa, a me mi solleva qualche dubbio il fatto che noi stiamo parlando, non possiamo farne a meno, della nuova direttiva. Beh, ovviamente bisogna guardare avanti. Non vorrei però che, guardando la nuova direttiva, o addirittura non solo perdiamo di vista quello che ancora manca per applicare la vecchia, ma addirittura sia anche una sorta di foglio di fico per appunto non affrontare le cose che non vanno. Dai report annuali del CDC RAE, molto efficaci, probabilmente arrivano in primavera, si è mostrato che negli ultimi anni non c'è stato, vedo in particolare i dati del 2011, c'è stato un sensibile aumento dei RAE raccolti, e questo è stato, diciamo, portato a vanto con grande soddisfazione del CDC RAE. Magari si dimenticava qualche volta di dire che la raccolta la facciamo noi, però vabbè, va tutto bene. Però credo che sia scontato che nel 2012, quindi primavera prossima, oltre alle varie cose che succederanno in Italia, ci sarà la presentazione del nuovo rapporto che dirà che i RAE sono diminuiti. Noi abbiamo dei dati, ci state anche chiesti dai colleghi del CDC di verificare nelle nostre aziende cosa sta succedendo, e abbiamo dei crolli fino al 20-30%. Ora, naturalmente la riduzione è molto sensibile perché sono diminuite le vendite, adesso poi i vari studi che stanno già producendo in questi giorni, ce ne sarà uno presentato dalle medie e dalla Fondazione Simbolo il 2 di ottobre, ci daranno delle spiegazioni. Io sono molto pratico, non sono capace di fare grossissime analisi, però sono arrivato alla mia personale conclusione che è vero che sono diminuite le vendite, ma qualcosa nel mondo delle raccolte e dell'avvio al riciclaggio sta succedendo, e anche di grave. Direi che possiamo parlare, poi qualcuno mi smentirà, ne sarò felice, di una vera e propria emorragia, diciamo, di entità diverse secondo il tipo di RAE ovviamente, ma nonostante i grossi sforzi che il sistema pubblico della raccolta, il sistema del CDC, che come avete sentito molto generosamente ha aumentato certi
proprio forse per evitare le fotografie, noi siamo ben contenti di questo, però ci deve essere qualcosa che non funziona. Cioè, sicuramente ci sono, io almeno lo penso, ci sono alcuni enti, entità, non so come chiamarle, che hanno un comportamento assolutamente difforme, diciamo così, per usare un eufemismo, e lo fanno in barba alle norme. Quindi diciamo ci sono canali non ufficiali, chiamiamoli così, qualcuno può anche mettere dei nomi accanto a quello che ho detto, ma io non lo faccio. E allora, cosa succede negli altri paesi europei, perché la crisi c'è anche più o meno negli altri paesi? E sembrerebbe invece che questa flessione così considerevole nei paesi diciamo più avanzati, a cui noi facciamo fatica a rimanere agganciati, ma ancora forse riusciamo a farlo, è che cosa hanno fatto? Allora, intanto sono partiti molto prima, come abbiamo detto, alcuni hanno recepito non solo le direttive, hanno messo in atto quei accordi che noi chiamiamo accordi di programma, alcuni di cooperazione. Quasi sempre vediamo, anzi credo di essere in errore, con un numero di interlocutori assolutamente inferiore a quello che c'è in Italia, e quindi questo naturalmente comporta un'individuazione maggiore di responsabilità, comporta diciamo anche un'assunzione di responsabilità a fronte di una certezza che anche quando c'è la concorrenza, in alcuni casi non abbiamo sentito, non c'è nemmeno, sto invocando il monopolio, poniamoci di questi problemi, no? Ecco, questi signori sono di meno e quindi sono anche più facilmente controllabili, hanno una maggiore visibilità in quello che fanno perché non si disperde come invece in Italia è, non so quanti sono arrivati adesso a essere 16-17 sistemi collettivi, e appunto hanno un ruolo chiaro. E poi ci sono regole chiare, semplici, controlli e sanzioni. Ecco, io credo che noi invece rispetto a questo abbiamo ritardato il recepimento della direttiva. Credo che al tavolo che ha costituito le norme dell'accordo di programma, noi come Federambiente siamo stati presenti sia benissimo in maniera molto attiva, anche i tavoli tecnici abbiamo fatto del nostro meglio, possiamo forse ricordarci di aver perso un po' di tempo in alcuni casi, però credo che abbiamo fatto tanto tenuto conto di alcuni handicap che dicevo prima. Per i RAE domestici, da cui raccolta, come dicevo prima, ovviamente spetta ai comuni e alle aziende delegate, quindi quelle associate al Federambiente e alcune associate all'Assoambiente, ecco, io lo dico chiaro, a me sembra che questo è un matrimonio obbligato fra un sistema caratterizzato da grande burocrazia e difficoltà di dare atto a azioni rivolte a una gestione industriale, mi parlo dei comuni, salvo poche eccezioni, e invece dall'altra parte il sistema industriale rappresentato dall'azienda associata Federambiente, naturalmente anche noi non siamo perfetti, abbiamo aziende che funzionano meglio, alcune sono troppo piccole, altre siccome sono troppo grandi penso di poter fare da sole, quindi non voglio dire, non voglio, no, ma adesso non voglio entrare nel dettaglio, però per grandi linee io ne ho avuto anche prove recentemente, questo che continuo a chiamare un matrimonio obbligato fra il sistema industriale e il sistema degli enti locali, che per carità hanno alcuni compiti e altri delegati, insomma i delegati rispetto ai deleganti finiscono per fare un po' la parte del servitore povero. Ecco, noi di questo ci siamo un po' rotti le scatole. Io credo che queste cose non sono da riforzare nell'ambito di polemiche spicce, ma se non affrontiamo anche questo argomento, quindi riduzione dei sistemi collettivi, ruolo del sistema industriale dalla parte di chi raccoglie, che sia evidente e chiaro e che possa giocare il suo ruolo, invece non può farlo adesso perché noi a quel tavolo sediamo come diciamo quasi comitati di pietra o uditori, poi quando invece si tratta di lavorare, lo sanno i miei colleghi al tavolo tecnico, credo che il contributo maggiore lo diamo noi, e non è soltanto per orgoglio che dico questo, ma credo che sia dimostrabile. Ecco, questa cosa è un altro elemento che si è di fronte alle sfide di cui stiamo parlando, che
ripeto, non sono soltanto quello del dell'attuazione della nuova direttiva, dovrà essere recepita, non so proprio, però non sappiamo come fa, ma oggi ci sono troppe cose che non funzionano. Allora, non mettiamoci a piangere dicendo Dio, non raccogliamo più, ci sono quelli che si fregano i RAE. Vabbè, ma perfezioniamo questo sistema e insisto, mi fa piacere che vedo l'amico Rossi, perché mi prendono come un pazzo che ripeto sempre le stesse cose. La questione dell'uno contro uno, dell'uno contro zero e il ruolo dell'istituzione con tutte le giustificazioni che si dicevano prima, lo diceva benissimo Nicolai Dio, del fatto dell'eccesso di burocrazia e di pezzi di carte che bisogna riempire e di rischi anche che ci si assume nel momento in cui potesse esserci un controllo. Non dimentichiamo tutta la questione dell'H14, di una signora che non voglio nominare, che ogni volta che può ci ricorda che noi abbiamo delle bombe ecologiche e quindi è meglio che siano per strada buttate nei fossi così non danno fastidio a nessuno. Ecco, quindi a proposito della persona a cui mi riferisco, il famoso comitato di vigilanza e controllo, parlavamo prima di francese, no? Io, ma c'è anche tu a Londra, c'era il ministro che è intervenuto e ha detto, io voglio un sistema, non glielo ho capito così, come ho detto io, che è un monopolio, mi fido solo di questo sistema. Le regole sono queste, le sanzioni sono pesanti, o si fa così oppure tutti a casa. Adesso non possiamo pretendere dalla politica italiana un'assunzione di responsabilità, una dichiarazione così forte, per carità, ma almeno che quelle cosine che non sono cosine, come la questione di chi vigila e controlla e che può essere anche arbitro nel momento in cui c'è una controversia, no? Se non abbiamo questo, abbiamo un sistema apparentemente ordinato che invece è caratterizzato da un assoluto disordine. Allora, come si può pensare di migliorare i risultati? Io già mi sento più che soddisfatto come cittadino italiano, a parte che sono dirigente dell'ambiente e che ho seguito queste cose da tempo con grande passione e sono sempre pronto a imparare da chi ne sa più di me, ma io già ritengo un miracolo quello che si sta facendo. Però siccome sappiamo che i miracoli durano poco, secondo me si va incontro a, non voglio parlare di catastrofi, ma comunque di situazioni alquanto imbarazzanti. E l'ultima cosa, le risorse, veramente ho finito. Allora, i produttori ci hanno detto sin dall'inizio, quelli rappresentati nel sistema collettivo, che dei cosiddetti premi, loro potevano anche fregarsene e non darli, e ci hanno ragione. Hanno fatto degli sforzi che loro ci dicono sempre essere considerevoli, su questo noi abbiamo qualche dubbio perché non conosciamo i bilanci dei sistemi collettivi, però una cosa è sicura, che quando ci viene detto, vabbè, ma che ci vuole a fare un nuovo centro di raccolta secondo il DM65, non c'è una lira, come si dice a Roma, non c'è una lira. Allora di questo o ne prendiamo atto, e questo non voglio dire che si deve sopperire alle impossibilità di cassa dei comuni a carico dei produttori, che salterebbe tutto il sistema di produzione e della vendita, però credo che ragionare su questo e ottimizzare ulteriormente i sistemi di raccolta, interrogarsi che cosa accade nei luoghi di raggruppamento, su cui io non mi scandalizzerei per niente se venisse alla luce che la distribuzione, purché raccolta, di fatto non li consegna e non li dia a qualcun altro, purché sia chiaro, vabbè, quindi vuol dire anche come dire, mettere minor peso sul sistema pubblico che oggettivamente in alcune aree del paese specialmente non riesce a svolgere come dovrebbe tutto il suo ruolo. Però arroccarsi, finisco veramente, dietro una lettura di tipo diciamo burocratico-giudiziario, non so come dire, in cui si dice sì, ma questo lo devi fare tu, no, ma questo lo devi fare piuttosto tu, e rimpallarsi la palla, secondo me è l'anticamera del disastro del sistema, e quindi faremo un'ulteriore brutta figura nonostante la valentia di tutti quelli che partecipano. La visible fee, io non sono un esperto, però so che dove c'è funziona, è stata abolita, qualcuno dice rimettiamola, beh, parliamo a tutto campo e quindi anche di questo. Grazie a tutti. Grazie Roberto, che come spesso accade, ormai ci conosciamo da un po', ci ha fatto tornare un po' con i piedi per terra
quantomeno rimarcando quello che ancora oggi non va, quindi ha fatto un ragionamento che con concetti importanti, monopolio o libero mercato, piuttosto che chiarezza di regole, oppure ad oggi in Italia, anche in punti all'estero, sistemi apparentemente ordinati, ma magari non così ordinati quantomeno nella guida e nel controllo. E poi un ragionamento che però volevo sottolineare, su cui vabbè, chiaramente ribadite la Federambiente e la rappresentanza dei gestori, però effettivamente, ed è anche quindi il tema con cui mi aggancio per anticipare l'ultimo intervento che oggi, come oggi chiudiamo e aspettiamo domande, anzi ne ho una Giancarlo subito adesso, un intervento, e il ruolo appunto dei gestori dei servizi pubblici dei comuni per creare e per dare il proprio valore su questo sistema, che è sicuramente un sistema industriale, ma cui oggi il valore della raccolta e del sistema appunto industriale che è a valle del trasporto degli impianti di trattamento molto ovviamente è stato messo un po' da parte, anzi senza un po' da parte, quantomeno nelle decisioni fondamentali. Ok, prima di passare, Giancarlo, volevi fare un intervento? Sì, volevo dire. Mi sentite? Ma io credo che tu abbia fatto una fotografia di quello che è il sistema oggi, corretta ma un po' troppo, come posso dire, cattiva. No? Che, ecco. Ho detto all'inizio, io faccio solo interventi. E io ti voglio. Non mi diverto più. Allora, divertiamoci entrambi. Ok, dai. Allora, vorrei dirvi che a scrivere le regole del sistema, che poi ti do atto che 16 sistemi collettivi, cioè sono tutti discorsi questi che abbiamo fatto moltissime volte all'interno di quel comitato che si chiama Comitato Guida, di cui entrambi facciamo parte, no? Ok? Di conseguenza Federambiente ha sempre fatto parte di quel tavolo. Mi sono spiegato bene, tu sei in gran Parlamento. No, io posso essere anche un tu sai benissimo culo. Che sono un'ancella a quel tavolo. Allora, non posso assumere questa responsabilità. Non è colpa nostra. Io sono lì a servire la causa. Ma io ti ho già detto. Allora, ma al di là di questo, io credo che il sistema va benissimo. Il ministro inglese è venuto a dire io voglio o non voglio, peccato che il sistema più delirante che esiste in Europa, no? In questo momento, domani non si sa, ma continuerà ad essere così, è proprio il sistema inglese. Ma che però lo francese però. No. Io però quello francese. Quello francese, allora, vedi in Italia sono ben noi diversi. Abbiamo il nostro sistema indubbiamente tanti lati di cui ha bisogno di essere sistemati. A partire, se vuoi, dal numero dei sistemi collettivi, però il nostro sistema, a differenza di tutti gli altri sistemi europei, okay, ha un arbitro che si chiama centro di coordinamento. No? Un arbitro che si chiama centro di coordinamento. Ma ci dovrebbe essere uno sovraordinato al centro di coordinamento, io mi spiego a come grazie al controllo. Lo Stato è un altro tipo di discorso. Cioè, ma se in Italia noi siete avessimo degli eroi voi, ma puoi dirlo forte. Riuscite a fare. Puoi dirlo forte. Ma lo so, ma se no in Italia non ci fosse stata la volontà. Ma perché il dialogo volentieri con voi siamo tutti dei colleghi di Siena? Però perché riconoscono. Però dobbiamo riconoscere, giustamente. Ma se non dimentichiamo che le istituzioni svolgono un ruolo sottordinato, le istituzioni. Ma se noi stessimo ad aspettare le istituzioni, il sistema RAI in Italia non sarebbe partito. Io dico che se continuiamo così scompare. Vorrei essere chiaro. Questo è un altro discorso. Scompare. Questo è un altro discorso. Tu hai, credo di aver capito, ok, sai, ogni tanto anch'io al mio. No, sono io che e mi piace male. Essere, e mi piace essere, se a te piace essere. Fra virgolette polemico, tu sai benissimo quanto piace a me, ok? Infatti tu non ci o io o te, tutti e due insieme è un gran casino. Allora, il punto è molto semplice. Hai fatto una fotografia che credo di aver colta, molto bella, molto nitida, dei sistemi europei, degli altri sistemi, ok? Hai fatto una fotografia molto sfumata, molto sfocata dei sistemi italiani. Scusami Roberto, io non lo posso assolutamente condividere. Grazie.
non lo posso assolutamente dire. Se Federambiente, tanto per chiudere la polemica, okay? Se Federambiente non ha un ruolo attorno, fa l'ancella, come dici tu, attorno a quel tavolo, non lo devi venire a raccontare. Ma io ma mica se sei solo tu in questa sala. No, 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 ma però io ti rispondo. Io lo dico, poi lo dirò anche in altre sedi. Ti rispondo perché so che in questa sala sono pochi quelli che conoscono le verità. Lasciamele definire così, ok? Federambiente ha partecipato alla costruzione del sistema, no? Fin dall'inizio. Io non vorrei che molte delle nostre aziende... Sai che io ti voglio bene. Chiamano Federambiente, nella mia persona e un altro, e dice: cari signori, questo sistema così non mi sta bene. Ma io mi vendo in Rai, l'hai capito? Ma che li vendono sti Rai? Ma che li lo fanno già? Cioè, adesso non fanno i vergini. Lo fanno già? Ma comunque sono obbligati a darli. Ma guarda, ci sono vergini e puttane qui, uno può anche non darli. Ci sono anche puttane, come vabbè. Sì, non ho capito perché questi argomenti molto prosaici vanno bene solo per voi, per le nostre aziende. No. E allora su. Non facciamo. No. Come vedete, il tema è caldo. Sai che io ti voglio bene. È caldissimo. Anche perché giustamente un sistema industriale è un sistema che oggi funziona. Bene o male, le posizioni sono diverse, è un sistema che però domani. Crediamo, come diceva Ballarini, come diceva Davide, che porterà innovazione e occupazione. Però è chiaro che la sfida fondamentale, che entrambi dicono da due punti di vista, sarà creare un sistema industriale possibilmente controllato, o maggiormente controllato, che garantisca tutti i criteri di sostenibilità. Quindi è giustissimo, e anzi sono contento che abbiate visto le due posizioni al tavolo, perché effettivamente la complessità di questo sistema e la novità di questi rifiuti, come di tutti i rifiuti che si sono già allineati, la nuova direttiva europea prevedono la responsabilità estesa del produttore, quindi è il produttore che si fa garante. Aggiungo condizionale, si dovrebbe fare oggi, no. Mi dici perché lui si incazza. Su questo siamo allineati. Nel senso che dovrebbe essere garante del processo di gestione. Roberto, mi sembra solo scritta questa, un tuo autorevolissimo consorziato, ok? Invece no, la direttiva parla così, ci dovrebbe essere garante tutto il processo di gestione. Ad oggi nella normativa italiana, speriamo che vediamo nella recezione di quella europea, la fase di raccolta, non so se avete capito, ed è per quello la polemica, è sparita dalla responsabilità, sparita. Non c'è una responsabilità tecnica, finanziaria, economica del produttore. Questo è un punto d'ordine del giorno. Il produttore è chiamato a gestire. Il produttore viene messo sotto accusa, certo. Okay? No. Ma il produttore non ha gli strumenti per poter dire, sei tu che non mi dai la possibilità di raggiungere quello che non io che non mi voglio più dare. Comunque questo è un tema apertissimo. Cioè, invece di andare avanti... Però diciamo... C'è speranza. Il vero punto è, ok, proviamo a individuare quantomeno degli strumenti che possono avvicinare, diciamo così, le posizioni, degli strumenti che siano utili a tutto il sistema. Strumenti vuol dire proprio... attrezzature, idee, concetti, modalità, ed è questo, quindi mi aggancio perché sennò non definiamo più, che presento l'ultimo intervento che vi lasciamo, speriamo con la ciliegina sulla torta, in quanto è un progetto appunto presentato, che ha partner con Light e Columbo, che oggi non è presente, però che ringraziamo in spagnolo, è appunto il progetto Light Identity Suite, di cui adesso do la parola all'ingegner Mario Sunseri, che è project leader del progetto, è di Lab Lab, consulente tecnico importante, conosciuto a livello italiano, ma che tra virgolette è anche tra gli organizzatori di Ravenna 2012, e che oggi ci spiega dove vuole arrivare il progetto con le BTVA. Chiaramente dico a Mario di non tenere magari troppo lungo, così magari facciamo 5-10 minuti anche solo di confronto, e se qualcuno ha voglia appunto di fare qualche domanda. E quindi grazie e ci salutiamo dopo. Grazie a Paolo, prima di tutto vi ringrazio di essere qua in questo doppio ruolo, sia di project leader dell'AIF ma anche di direttore organizzativo di Ravenna.
pone proprio come manifestazione, come un momento di confronto aperto, forse perché ci incontriamo qua e vi chiamiamo noi come network di professionisti che lavorano a tempo, e anche questo pomeriggio ha dimostrato che è forse uno dei luoghi dove non c'è da rispettare tra virgolette nessun ospite o nessun invitato, ma in cui si può parlare liberamente dei problemi e quindi concretamente nascere, accrescere le conoscenze, le competenze e parlarsi delle difficoltà. Io cercherò di essere breve, uno perché voglio illustrare il progetto, gli obiettivi, ma forse anche il miglior modo per conoscere alcune esperienze del progetto è quello di fare due passi in Piazza del Popolo, nella piazza principale, perché già due dei quattro prototipi che abbiamo progettato, che sono stati appena realizzati e ancora dobbiamo testare, sono già presenti in Piazza del Popolo, sia per presentarli alla cittadinanza, perché Ravenna è una delle città coinvolte dal progetto, ma fondamentalmente per presentarlo a voi, esperti del settore, e iniziare a avere dei feedback, dei ritorni e un coinvolgimento trasversale di quel settore. Questo è fondamentale. Il progetto è un progetto che fa parte del Life Plus dell'anno 2010, è stato finanziato a questo partenariato italiano, spagnolo e rumeno, anche se c'è stata una defezione del partner rumeno, forse perché anche nelle prime slide vedevamo come la Romania rimane ancora indietro in alcune fasi, quindi non era pronta ad affrontare un tema un po' più avanzato sia nelle scelte tecnologiche e giustamente anche nei costi che porterà l'adozione di questo sistema, e ha bisogno quindi di dare un prima partenza e ha capito di non essere adeguato a questo sistema. Il progetto è cofinanziato al 50% dalla comunità. Chi sono i partner? I partner, si è cercato anche questa trasversalità di coprire tutta la catena e tutta la filiera, il beneficiario coordinatore che ha progettato era, fondamentale partner del consorzio Ecolite, quindi partner beneficiario, rappresentante quindi delle catene, le mie principali catene associate alla fede di distribuzione, un equivalente in particolare per le RG5 in Spagna, che è il consorzio Ecolum, che ci permetterà di testare il sistema anche a Saragozza e a Madrid, o parte del sistema, ma con l'importanza del sostegno a livello europeo del Municipal West Europe, fondamentalmente sia nella ricerca di partenariato ma anche poi nel giudizio sul progetto e nella diffusione del progetto, perché rientra nei parametri del progetto europeo quello di fare delle cose che possono essere replicate e distribuite, o fare delle cose in cui si dimostra che non funzionano e che non devono essere replicate, non devono essere diffuse, questo è un punto fondamentale, però anche ruolo a livello locale, ANCE Federambiente a livello nazionale, ma anche la Regione Emilia Romagna e dei comuni che sono interessati al progetto e che hanno in parte pure cofinanziato il progetto. Obiettivi, gli obiettivi, insomma, ripeto un po', gli obiettivi che erano stati individuati nelle carenze del sistema o nelle necessità del sistema anche nell'applicazione della normativa: incrementare la raccolta dei rifiuti, sviluppare un sistema per la completa tracciabilità. La tracciabilità permette di arrivare a un sistema di recuperatori certificati, quindi recupero e garanzia delle materie prime e seconde, contrastare lo smaltimento illegale, accrescere la consapevolezza dei cittadini, quindi arrivare pure a una campagna di diffusione del sistema più capillare e creare standard e esperienze che possono essere potenzialmente replicabili. Sintesi, ma poi mi piace fare vedere delle fotografie, è un nuovo contenitore stradale, cioè realizzare una micro raccolta, che è quella di cui parlava Davide, però questa volta non artigianale, una micro raccolta con dei cassonetti, usiamo il termine intelligente, cioè dei cassonetti dove ci deve essere il riconoscimento dell'utenza, l'apertura è legata a solo all'utente che si fa riconoscere, che viene controllato il livello di riempimento e quindi non ci sia un fuori, un debordo del cassonetto, quindi sistemi innovativi di tracciabilità nella fase di conferimento, ma un sistema, un'attrezzatura stradale che permetta anche di seguire il percorso di quello che viene raccolto, quindi la tracciabilità del percorso, la tracciabilità arrivare all'impianto di smistamento, al punto di trasferimento, fino ad avere garanzia. Poi naturalmente parliamo come è stata evoluta sulla raccolta differenziata con i progetti di seguire dove vanno i flussi di carta e pasti, poi naturalmente a un certo punto ci si ferma all'impianto di selezione, si ferma all'impianto di recupero che è dotato della sua autorizzazione, che deve fare
controllo dei loro recuperatori, processi di certificazione, quindi è la garanzia che viene poi affidata a qualcuno che viene dopo. Questo per i cittadini. Poi delle strutture per la raccolta dei RAE da collocare presso i punti vendita, o esterni o interni ai punti vendita, poi per il coinvolgimento della distribuzione e il coinvolgimento quindi anche dell'altra parte della filiera, quindi sistemi oppure un prototipo che è un sistema itinerante di raccolta presidiato, quello che ci sarà, che si vedrete in piazza qua, per andare a raccogliere in occasioni, periodi, tempi in cui ci si avvicina alle utenze. Tutto legato da un sistema informatico che permette la determinazione delle quantità, che permette le statistiche, che permette di monitorare, collegando tutto il sistema a livello europeo, i dati che vengono come traccia e studio del sistema che viene pensato. Questa è l'architettura, quindi con i quattro tipi di prototipi che verranno testati, alcuni in Italia tutti e quattro i prototipi, in Spagna solo due prototipi, e dove c'è responsabilità di ogni partenariato. No, ora li vediamo, sono quattro prototipi diversi. C'è un punto interrogativo perché sul prototipo, diciamo, di sistema itinerante erano previsti due prototipi, uno doveva andare in Romania, ma c'è stato appunto questo ritiro. Siamo in questa fase, anche aiutati dal Municipal West Europe, nella ricerca di un nuovo partner che possa abbracciare il progetto. Non è difficile sicuramente, perché è un'opportunità. La partenza del sistema è naturalmente qua i dati presi dal comunicato stampa di ERA. Diciamo, noi partiamo dal 2010 con un dato che è di 6 kg abitante, quindi siamo sopra quella linea di galleggiamento, siamo un territorio fortunato, ma la fortuna viene dal fatto che è un territorio organizzato, quindi chiamato in questo senso. Alla comunità europea piace trovare in indicatori, ma come è giusto, per dire quali sono i risultati di questo progetto, gli indicatori naturalmente che ci siamo posti e che speriamo di raggiungere sono indicatori di fortissimo incremento nei territori e sulla popolazione su cui testeremo i prototipi, di incremento del 120%, ad esempio per il tasso in chilogrammi abitante di raccolta, in Spagna altre anche per arrivare a 10 kg abitante. Ma secondo me il dato più interessante è quel dato dell'incremento del 100% della completa tracciabilità del percorso, quella la vera innovazione che si pone questo sistema. A che punto siamo? Siamo al punto che noi abbiamo fatto una fase lunga di un anno confrontandoci sulla progettazione del sistema, cioè nel senso degli elementi di performance che volevamo da questi prototipi. Abbiamo costruito un bando di gara europeo con le specifiche tecniche, il bando di gara è stato sviluppato, è stato aggiudicato a una ditta italiana che è la IDEA, e questo che sta iniziando a produrre con confronti continui, presenza nostra anche nell'officina, scambi di tavole e soluzioni progettuali, quindi una cosa molto stimolante in entrambi i casi, inizieremo con la sperimentazione, ma in questi giorni, entro ottobre, avremo la consegna di tutti i prototipi per dei collaudi in officina e poi per i collaudi in campo, quindi sarà un elemento molto complesso. Un elemento che volevo dire anche ai primi relatori, in tutto questo studio e progetto abbiamo fatto un lavoro che serve anche come stimolo per la comunità europea. Abbiamo dai tre paesi, all'inizio anche la Romania, che ora ha mollato, una raccolta di tutta la legislazione, i paper scientifici, anche le brochure, i leaflets, utilizzati in quel territorio per capire, farci un archivio delle soluzioni che poi, anche perché nella scienza il copia e incolla in maniera intelligente è fondamentale per portare avanti la cosa. Quindi questo database lo condividiamo con tutti e lo vorremmo arricchire, mettendolo sul sito degli enti SUI, quindi questo è uno stimolo anche per operatori di questo punto di vista. Andiamo ai quattro prototipi. Allora, abbiamo il classico, il contenitore stradale, che è un sistema appunto che sarà acquistato in 36 prototipi che saranno utilizzati fra Bologna e Ravenna, in cui l'utente cittadino si troverà in un raggio di influenza limitatissimo un sistema dove andare a consegnare i piccoli elettrodomestici, anche le lampadine e le pile. Questo è un sistema con tre bidoni carrellati che saranno
tracciati con un transponder e sostituiti anche per evitare la rottura della fase di carico e scarico. C'è un sistema di riconoscimento del riempimento che permetterà o di bloccare il portellino e quindi non permettere all'utente successivo il conferimento di un altro piccolo RAE, e comunicherà al centro operativo, al database, la necessità di fare un intervento al di fuori di quello programmato, perché è già stato raggiunto, e quindi l'accessibilità al servizio e la continuità di servizio per far avvicinare i cittadini. Un sistema invece di contenitore scarrabile per il conferimento controllato, quindi controllato inteso sempre come dove l'utente deve identificarsi prima di arrivare, e questo sarà dedicato e posizionato nelle aree esterne di riferimento della grande distribuzione o dei distributori. Questo perché sarà utilizzato sempre dal cittadino, ma permetterà di raccogliere una maggiore quantità di piccoli elettrodomestici, di lampadine, e anche avere uno sfogo, anche su questo ci siamo interrogati, a quelli di medie e grandi dimensioni, anche questo con un sistema software che ci permetterà di decidere, sempre una volta, sempre due volte, faremo dei test per capire qual è il sistema per lavorare in sicurezza e in tracciabilità. Questo sistema permette di pesare, di fotografare prima del conferimento, quindi anche là iniziamo a ragionare sulla qualità del rifiuto, sul il rifiuto è cannabilizzato o meno, o almeno evitare che venga un rifiuto di un certo tipo o tracciato in questa maniera. La parte esterna si rappresenterà in questa maniera. Di questo se ne produrrà un prototipo e sarà utilizzato per metà della sperimentazione in Italia e metà della sperimentazione a Saragozza. Poi abbiamo il contenitore presidiato itinerante, che c'è un richiamo a quella che è l'esperienza delle isole mobili itineranti per carta, plastica, eccetera, questa volta completamente dedicato ai RAE. Questo permetterà al gestore di raggiungere i punti dove la gente si raccoglie, immaginiamo i mercati, fare campagne periodiche che possono avere durata settimanale, bisettimanale, anche la campagna giornaliera nell'evento specifico che può richiamare un richiamo. Sono tutti i test che faremo per capire l'efficacia. Naturalmente sono sistemi che costano gestire e ci permetteranno di capire la sostenibilità e l'efficacia, la sostenibilità economica e il modo di gestire. Ci sarà da studiare, stiamo facendo molto con Ecolite, con i colleghi, anche per capire anche apparato normativo, chi raccoglie, come si raccoglie, rientriamo nell'uno contro uno, andiamo nell'uno contro zero, qual è il migliore, cioè questo è anche il test per il sistema dei territori, il test della capacità di andare verso la semplificazione. Sappiamo che la semplificazione, io vengo da, lavorato molto sul mondo anche dei rifiuti inerti, nel momento in cui rendi complicato il processo vuol dire creare abbandoni ovunque. Se crei un raggio di influenza superiore ai 15 km, i rifiuti inerti sono abbandonati. La legge però ha costituito un sistema di regole dei rifiuti inerti che permette l'esistenza solo dei grandissimi impianti. Cosa vuol dire? I grandissimi impianti non ricevono rifiuti e sono là, e i piccoli impianti devono vivere con la paura dei primi nomi, della prima acqua che arriva, che li fa chiudere perché li denuncia per non corretta gestione. Quindi anche lo studio del normativo tecnico sarà un risultato di questo progetto. Il contenitore RAE mobile, un po' alla Batman lo chiameremo, il RAE mobile. Non Batman il laziale, Batman il andiamo su quello della City americana, non mi ricordo il nome. L'ultimo contenitore, anche questo sarà veramente innovativo dal punto di vista anche dell'idea concettuale, è quella di far ospitare all'interno dei punti vendita un contenitore con riconoscimento sempre all'utenza, quindi questo che sarà, non avrà bisogno di essere autonomo elettricamente, ma perché sarà collegato alla presa che darà il distributore, concederà pure il costo dell'energia per farlo funzionare, per avvicinare, e quindi questo è quello più vicino a quello che potremmo andare a analizzare, l'uno contro l'uno o l'uno contro zero come forma possibile di studio. È molto simile al caso autostradale, l'unica cosa è che sarà in un'area coperta e sarà un'area di pertinenza della distribuzione. Quello che non si vede, è la cosa più innovativa e più importante, è il data processing center, cioè la possibilità di seguire, tracciare, conoscere, fare statistiche e studiare e capire, quindi, e modificare e sistemare tutto il sistema. Come progetto
comunicazione. Abbiamo presentato oggi una nuova campagna, che sarà una campagna multitasking e multioggetto. Per tanti anni sono stati fedeli e erano abbandonati. Questa è la campagna che vedremo sui nostri territori per coinvolgere i cittadini. Anche per ricordare però ai cittadini che già i servizi ci sono, e questi sono servizi innovativi, e i servizi che già ci sono potrebbero essere utilizzati anche con maggiore efficacia. Abbiamo un sito web, sul sito c'è una newsletter, c'è una serie di informazioni. Vi prego di connettervi, renderemo disponibili tutte le slide. Abbiamo fatto lo streaming di questo evento, nel senso in questo momento siamo su internet e ci stanno seguendo persone un po' da tutta Italia. Dobbiamo dematerializzare, l'obiettivo è quello anche di arrivare in questo, e avremo anche il video disponibile. Il valore di questo incontro di oggi pomeriggio è anche il valore che l'incontro di oggi pomeriggio è il comitato scientifico di questo progetto. Al di là della prima persona che era il referente rumeno, cioè il referente spagnolo, ma c'è Roberto Caggiano, Davide Donadia, Federico Bagalini e Marco Pagani, con la catena di distribuzione, che sono il comitato scientifico e quindi ci aiuteranno in questi altri 2 anni e mezzo a perfezionare, correggere, trovare la strada, trovare i contatti, fare un accordo di programma per coinvolgere in una certa maniera anche le regole, spezzare la normativa su tutto il discorso, penso alle materie prime e seconde, ha creato gli strumenti che erano gli accordi di programma per riuscire a svincolare e fare sperimentazioni, non sono state mai utilizzate, perché poi c'era il Pierino che si alzava e diceva non riconosco neanche un accordo di programma, tu non hai l'articolo 208, non rispetti lo scarico, via, ti denuncio e ti becchi il penale. Quindi questo dobbiamo cercare anche di superarlo e spezzarlo. Noi crediamo che l'efficacia del progetto permetta di risolvere alcuni problemi della filiera. Ricordiamoci che ci sono rifiuti ibernati nelle case, negli uffici, che dovremo affrontare. Ognuno di noi ha la cantinetta e ogni ufficio ha il sottoscala pieno di questi, e quindi l'avvicinamento del sistema permette di sgombrare, di aiutare, convincere i cittadini a togliersi questi rifiuti. Ci sarà una riduzione dei piccoli elettrodomestici presenti sicuramente nel cassonetto dell'indifferenziato, per le cose che ci sono rotte anche oggi, il phone, il piccolo apparecchio, la calcolatrice spesso va a finire là, è quasi, come diceva Gaber, non fa, i grandi evasori fanno male, ma i piccoli fanno quello che possono, quindi ognuno fa quello che può e lo mette nel suo cassetto, no? Evitare anche con un approccio così che c'è una scomparsa o una riduzione, una cannibalizzazione dei RAE. Io abito in un condominio, un piccolo condominio del centro storico, il pensionato abita nel mio palazzo, ha installato 2 compressori di frigorifero nel sottoscala, facendo un regalo a tutti, perché così abbiamo tutti il compressore per gonfiare le biciclette, no? Però questo è molto legato, e quindi dare e permettere di evitare l'abbandono, la distruzione, fino a quello che è molto bene Federico ha spiegato, l'esportazione illegale, perché un tracciato di circuito formale aiuta a questo. Quindi vi ringrazio, vi invito dopo il dibattito ad andare in piazza e dedicare il tempo giusto per vedere, giudicare, dare consigli ai primi prototipi. Chiedo al comitato scientifico naturalmente di seguirci e di darci un ritorno continuo sull'esperienza che vi continuiamo a informare. Chi rimane a Ravenna lo invito anche alle 6:30, c'è in Casa Matta un incontro con Raffaele Cantone, il famoso magistrato che ha scritto la tela di Penelope, un libro proprio sull'ecomafia e tutta l'esperienza che ha fatto in Campania, anche perché il problema della esportazione illegale, il problema della non tracciabilità porta a esaltare in Italia. Cantone adesso dove sta? Cantone è sempre in campagna. Alle 6:30 è in. Alle 6:30 è rimasto in campagna. Sì, sì. Vivo. Ringraziamo Mario, Castello. Allora, e quasi incredibilmente, considerando che siamo partiti un pochino più tardi, insomma,
ci avevo essenzialmente finiti. Non siamo quasi italiani, siamo arrivati arrivare praticamente giusti. No, siamo italiani, sai. Ma nessuno si è innamorato di lui. Ecco, ora la cosa importante è questa, chiaramente.